Facciamo che oggi siamo in anticipo? Di 4 minuti? Facciamo così? Siamo questo oggi? Buonasera. Buonasera Mirko, buonasera Ale, buonasera Pio. Come stiamo ragazzi? Come stiamo? Tutto bene? Cos'è questa cosa qua? Levati. Levati. Buonasera Fabri. Buonasera carissimi, come stiamo? Tutto bene? Tutto a po'? Cosa mi dite? C'ho l'audio che va, vero? Perché io non so, ogni volta se clicco per sbaglio robe. Voi non lo sapete, io sono la mia più grande antagonista. In generale, no? Tutto bene, sono contenta che vada tutto bene. Ciao Ale, ti ho salutato prima, ma mi sa che non mi hai sentito. Ciao. Ah, aspetta un secondo che già mi devo preparare tutte robe. Allora, cosa mi racconta? Che succede? Sento dei rumori, dei suoni. No, via, a posto. Cosa mi raccontate di bello? Avete studiato? Chi doveva studiare ha studiato? Chi doveva riposarsi si è riposato? Gli auguri al gatto del Pio, auguri gatto? Fatto comprare dopo una vita. Che cosa hai comprato di bello, Fabri? Robe belle? Robe brutte? Dovevo studiare ma non ho voglia. Male. Male, Ale. Molto, molto male. Bisogna studiare, ragazzi, nella vita. Io ve lo dico sempre. Io non l'ho fatto e me ne pento ogni giorno. Mi pento veramente tanto di non aver studiato in generale, ma in generale anche quanto avrei dovuto non ho studiato. Cioè, ho sempre studiato poco e me ne pento. Ho sbagliato tutto nella vita. Non siate... No, non siate come me. Studiate, fateli i compiti. Mi metto qua a fare tipo... programmi motivazionali per convincervi a studiare. Solo io posso fare ste cavolate. Comunque ragazzi vi do... Ah, l'ultima volta che facesse 2 e mezzo. Pio! Pio, le legnate ti arrivano qua, sai? Ciao ninja! Paio di scarpe, 2 jeans e 2 maglioncini. Ottimo Fabri, ottimo, ottimo. Io quest'anno, prima di Natale, ho fatto le mie prime compere dopo anni. Io non faccio mai compere, io ho gli stessi vestiti dopo 20 anni. Tanto porto con un 10, quando prendo 4 la media del 7. Beh, ma allora Ale, se hai una media alta un giorno lo puoi passare. Uno però. Pio, com'è che serve il francese? Tu ne papà le francese? Come sarebbe a dire? A cosa serve il francese? Le francese! Non ci andrò mai, sbagliato, verresti in Francia ci dovresti andare, non per i francesi che sono tutti stronzi, però la Francia è veramente bella. Sei come me che prende sempre modelli simili di roba e scarpe. No Fabri, proprio non vado a comprare niente. Letteralmente non vado a comprare nulla, perché non hanno mai la mia taglia e quindi non ci vado mai. Perché mi stresso, io vado a fare compere, vorrei comprarmi dei vestiti nuovi, però oggettivamente la mia taglia in Italia è difficile trovarla, anzi ho scoperto che ho VS alla mia taglia, e quindi invece di andarmi a stressare, a dispiacermi, a piangere come una disperata perché non c'è la mia taglia, ho detto vabbè sai che c'è, io non ci vado a fare compere, mi sono risolta così. Meglio la Russia? No. Relativamente, come arte, io parlo sotto il punto di vista artistico, ragazzi, e culturale, preferisco sempre la Francia. Come prof una vecchia decrepita. Sapessi quante ne ho avute io di vecchie decrepite. La mia poca una mummia, mi adò. Sono stato lì proprio oggi. Vedi Fabri, perché lì ci sono cose belle. Ci sono cose belle. All'Ovs. Ovs. Ragazzi, vi volevo dire un secondo fa che io oggi ho un po' giocato con il mondo in survival. No, non nel senso che ci sono entrata, nel senso che ho stabilito delle cose. So che dico sempre che io non voglio... installare texture pack, però potrei aver messo qualche piccola modifica. Potrei aver installato qualcosina in più per migliorare un po' quello che avevamo e ho trovato una shader carina per il mondo in survival da usare al posto di quella che uso per la creativa, perché quella è molto pesante. È molto pesante. Ho preso poche cose comunque, veramente, ho cambiato soltanto i vetri, i muretti che sono brutti, però sono quelli di legno. E le lanterne, e le torce, fine. Non ho cambiato nient'altro, giuro, solo questo. Ho cambiato solo questo, sono stata brava. Sono stata in Russia, mi piace molto sia il cibo che i posti. Anch'io sono stata in Russia. Preferisco l'Armenia. Sono stata brava. Sai come costruire le varie farm su Minecraft? Allora, sì, Fabri.
Allora, non ne ho fatte tante io nella mia vita di farm, attenzione, però alcune sì. Però prima di arrivare al punto di costruire le farm ci servirà un poco di tempo perché prima dobbiamo trovare casa. Il problema è che casa ce l'abbiamo davanti e dobbiamo conquistarla, la casa. È un poco complicato. Ciao Wolf! È una cosa avanzata. Allora, io alcune le so fare, il problema non si pone. Sono altre, quelle più complicate che sono un po' più. Tipo, non ho mai avuto il piacere di. Io ho fatto soltanto, credo. Quelle di lana. Quella della pesca, che non so neanche se funziona più nell'1.19 quella della pesca. Ci sarà forse un'altra versione, non lo so. E poi quella del cibo. Non ne ho mai fatte altre perché non ci sono mai arrivate. No, non è che non ci sono mai arrivate, è che giocando con Cali giocavamo per costruire, quindi. No, no, non ho installato tre shader pack. Tre shader pack non li puoi avere anche volendo. Uno solo a volta se ne può avere. Ne ho installato uno più semplice, però sembra. Però sembra il ray tracing. È più leggero di quello che uso in creativa. Un po' più leggero. Grazie a Ninja, come sempre mi fa bere. Iniziamo, Ninja, eh? Iniziamo? Quindi diciamo che insomma, basandoci più sul costruire che sul costruire le farm, io e Kali non abbiamo mai avuto modo di esplorare il mondo del farming vero e proprio, però in questa vanilla lo faremo ragazzi. Creerò mob spawner, creerò robe, creerò non lo so che farm si fanno, le vediamo piano piano. Insegnerete voi a me e io mostrerò a voi come costruisco le cose, ma soprattutto le camufferemo e renderemo belle da vedere, perché metà di quelle che si fanno sono bruttissime. Perché bestemmia con The Forest, Wolf? Una forma di ferro molto easy. Sì, anche quello ovviamente, però prima dobbiamo andarlo a prendere il ferro. Siamo letteralmente a zero, ragazzi. Io non so se voi vi ricordate dove ci siamo lasciati volta scorsa. A niente ci siamo lasciati la volta scorsa. Allora, spend secondo. Passiamo in modalità gaming. Vorrei farvi notare che la Faycraft ci abbiamo provato, il Ti prego sia un mondo bello FC che è la Faycraft, e poi questo mondo è solo per le prove, ho dei nomi bellissimi nei miei mondi di Minecraft. Meravigliose, guarda! Wolf, piano piano vedrai che le trovi le robe, non ti preoccupare. Allora, la nostra era Ti prego sia un mondo bello, comunque. Quando entreremo, ragazzi, ci sarà già la texture pack, cioè no, sì, i texture pack sono già messi. Ed è già messa anche la shader, quindi. Che succede? Be ready to vedere cose diverse da quelle che devono essere. Non sono esattamente come le avete lasciate. Se ci disturba, rimettiamo senza shader. Ve lo dico. Boom! Questa è la shade. È la. Sì. Guarda che belline che sono le torce. Mi piacciono tanto. Sono più belle attaccate al muro che in mano mia. Potrei rimanerci sottilmente male, però va bene. Allora, la cosa bella di questa shader è che vedo a distanza, noto. Non lo sapevo. Non lo sapevo che vedevo di. Ma quello è tipo ferris. Allora, eravamo rimasti qua e dovevamo andare a trovare appunto il ferro. Perché non ne abbiamo. Però prima di andare a trovare il ferro, perché non ne abbiamo, dobbiamo attivare la live su. Ovviamente, su. Cioè, se non attiviamo la live su TikTok, che stronzi siamo? Giochiamo da soli? Eh no, scusami. Minecraft. Ok, ma quella è Cali, California Art. Buonasera Cali, come andiamo? Come stiamo? Tutto bene? Oh, dicevo prima. Tanto iniziamo qua. Dicevo prima ai ragazzi, Cali, che ho messo un paio di cose in più alla vanilla. Ho messo una shader. Una shader leggera, non è forte come quella che abbiamo. Non è forte come l'altra. Ho cambiato un po' l'aspetto delle torce, le ho fatte animate belle. Che mi piacciono. Ho cambiato i vetri e le lanterne. E i muretti di legno. Ciao Bilbatto! Ciao cose a caso! Ciao Was! Was, scusatemi. Quindi ho fatto un paio di cambiamenti. Ma solo piccolini, ragazzi, piccolini. Giusto perché mi piace rendere. Beh, è bellissima sta cosa che vedo lontano, però, eh. Allora, non ti preoccupare. Massimo, abbiamo appena iniziato. Ma mannaggia tua mamma! Sono già morta! Scappa! Fuggi! Verso l'infinito oltre! Fu. Ma no, ce n'è un altro! Oddio! Oddio! No! 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 Dove mi sto infilando? No! No! Allora, fermi! Fermi! Fermi tutti! No! Allora!
Vabbè, per iniziare. Non ho fatto niente. Non ho avuto il tempo di fare niente, già sono morta, ma che caspita. Siamo partiti malissimo. Ma si può? Ma si può? Ma scusa, io sono appena arrivata. Ma io sono appena arrivata. Allora. No. Allora, mi sono infilata. Melissa, buonasera. Piano, attenzione. Raga, comunque questa texture pack a me... Cioè, no, texture pack. Questa shader a me piace un botto. L'abbiamo cambiata, eh. Non è la stessa... Sei molto fuggisca, si noti brutto tantissimo. Allora, io volevo soltanto arrivare, ciularmi il ferro. Prendilo! Prendi il ferro! Ciula ferro, ciura, ciulalo. Sì, Gabri, siamo partiti malissimo. Cioè, manco il tempo di arrivare che qua è esploso tutto. Ma lì è un botto di ferro, mio. Mio? Ma qui c'è ancora? Sì. Ragazzi, tutto il ferro della mia vita. Piglialo, piglialo veloce. Sì, ho messo la shader nella vanilla, ma è un'altra shader rispetto a quella di prima. Cioè, non è la stessa... Chi è? No! C'è quello piccolo! Ma è pa' quanti? Sì, vabbè, 37! Salve. Potete lasciarmi stare, grazie. Ciao, Sasa. Oh no! Ma mi trovano! No! Quello piccolo è cattivo! Quello piccolo è cattivo! No, 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 basta, vai via, corri. Corri di nuovo dove eri prima, corri dove eri prima che era meglio. No, quello mi spara, mi spera, mi spura, mi sperina, mi fa fuori, mi esplode, mi... Chiuditi. Non è possibile, ma perché? La Better Vanilla, la proviamo volta prossima la Better Vanilla, Ale. E Mirko, devo ancora farla l'armatura in ferro. Sto prendendo il ferro per farla, siamo messi malissimo. Ciao Stefano. Esci da qui, mi sta venendo l'ansia. No, dobbiamo prendere il ferro, raga. Dobbiamo prendere il ferro. Non potete impedirmi di prendere il ferro. Allora, facciamo così. No, lui no. Non entrerai. Oddio, ci prova ma non riesce. Piano, ma quanti sono? Ma perché sono così tanti? Cioè, raga, ma sono un botto. Ma scusa, ma che succede? Chi è che mi picchia a distanza? Ma oh. Allora, ma chi è che mi picchia? Chi è che ha Thorn? Ma come? C'era un tizio dentro con me, ma non l'avevo visto. No, Mirko, quella era la vanilla con Gami. Questa è la vanilla da sola. C'era un altro tizio dietro, non l'avevo visto. Attraverso, non lo so, mi ha fatto malissimo. Sì, lo so, Meli, però erano veramente tanti, eh. Ah... Non vediamo, scusatemi, signori Chunk? C'è qualcosa che non funziona, scusami, ma io non mi ricordavo che c'erano dei luoghi. Cioè, che c'era della strada qui accanto. Perché è diverso da come me lo ricordo questo mondo, al di là delle shaders? Vabbè, comunque mi ricordo dove eravamo, dobbiamo soltanto tornarci. Tranqui, tranqui, non vi preoccupate, va tutto bene, va tutto bene. Eravamo qua sotto. No, no, Mirko, è un altro seed, è un altro seed. Questo è un seed. Ho dimenticato la musica, perché sono un infame, scusatemi. Ecco perché ci stavamo mettendo l'ansia. Eccoci qua. Fortuna, ragazzi, che non eravamo in hardcore, perché se no... buona fortuna. Melissa, in realtà volevo evitare lo scudo perché volevo tenermi in mano la torcia avendo la Optifine. Mi disturba, a meno che non, cioè, mi disturba molto a me lo scudo in realtà. E quello è il problema per cui di solito non lo faccio. Era tipo da ste parti che c'era... No dai, dobbiamo ritrovarci ragazzi. Lagga leggermente. Leggermente. No regà, non lo troveremo mai più. Aiuta sì, però mi disturba. Lo so che aiuta ma... Mi dà un fastidio che tu non immagini. Oh no, ma qua c'è mare. E non è... Per carità... Allora, aspetta, devo abbassare qualcosa un attimino. Video setting, abbassiamo un pochino. Ragazzi, sì, lo scudo è molto utile, siamo d'accordo. E... Però mi disturba. Non ci posso fare niente, mi disturba, raga. Lo so che è utile, vi giuro che lo so. Ma non ce la faccio. Ma in realtà non muoio sempre per una torcia, è solo che ragazzi non ho scudi, non ho niente addosso io, raga, vorrei che vi ricordaste che io sono senza nessun tipo neanche lontanamente di armatura, eh. Non troverò mai più le mie cose. È finita.
E niente, non le troveremo mai più. Gabri, va tutto bene, ti ringrazio. Tu come stai? Dobbiamo ritrovare, ragazzi, la zona dove mi ero infilata. Ma era qua intorno. Com'è finito che non... Com'è che non la trovo più? Scusatemi. Era qui? Sì, lo so, Sasa, mi sono accorta troppo tardi che era entrato il mini zomba. Zombie. Mini zomba. Forse era qua sopra. Allora, un attimino, raga, ce l'abbiamo il tempo di andarci a ripigliare quelle cose? Se riesco a salire. È sparita la caverna, GG. No, no, no. Sono io che sono pazza, ma la caverna stava da queste parti. No, ma raga, non c'era niente di importante fra le cose che ho perso. Forse due cosciottini giusto giusto, però non... non era niente per cui valesse la pena di dispiacersi. Io ero da ste parti perché non mi sono allontanata tanto comunque, eh. Cioè, me lo sono proprio detto, non mi allontano tanto perché voglio stare in zona. Allora, aspetta un attimo. Vado un po' più in alto perché magari da più in alto riesco a vedere meglio. Ti prego! Allora, lì non era. Vi giuro su quello che volete che io arriverò al giorno in cui tolgo tutto. Forse di là. Forse era di là. Ciao Jenny, buonasera. Sparita la caverna, comunque mi fa morire da ridere. Ragazzi, 5k, dai. Facciamo le follie. 5k di like su TikTok, ragazzi, ce la possiamo fare. Il problema è che adesso c'è acqua da tutte le parti. Cioè, ogni volta che trovo un bucio c'è dell'acqua dentro, vedi? E non c'era l'acqua dove ero io, però, no? Non ho memorie di acque. È notte, sì, lo so che è notte, però... Vabbè, vado a dormire, vado a va bene. Sì, lo sappiamo come la pensa, signor. Allora, andiamo a dormire e poi vediamo domani mattina. Tanto adesso non trovo manco più la casa, quindi tranqui. Ma c'è uno smeraldissimo! E io me lo posso lasciare lì lo smeraldo, perché tanto devo trovare casa e casa non la trovo, quindi stiamo partendo male. Ciao, Livio! Allora, e niente, ragazzi, la mia vita è sofferenza, noto. Perdo tutto, è inutile. Sto bene, ti ringrazio, Livio. Tu come stai? Tutto a posto? Ah, c'è la torcia della mia, del mio letto, della mia casa. È qui. È qui. Sono arrivata. Dormi. Ninja, dipende, perché dipende quando è iscritto. Perché io purtroppo, come dicevo qualche giorno fa ai ragazzi su Telegram, ultimamente sono un po' indietro con il lavoro, quindi sto... Ok, cioè, devo togliere assolutamente un po' di chunk, perché lagga troppo. Muori. Vattene. E vabbè, pure. Ma sì. Ma vuoi morire? Quanto dura quest'uomo? Allora, io mi chiudo qua. Abbassiamo ancora un po' i chunk, perché è troppo. Aspetta, quant'è che era quello giusto? Secondo, ragazzi, eh. Sì, però sbrigati. Dice 16. Beh, facciamo 21, dai. Ho preso 5,5 in spagnolo finora il... Ma con la skin ancora niente. In che senso la skin, Sasa? Migliore della classe. Beh, triste però. Sì, non intendevo in quel senso. Eh no, non l'ho letta perché stavo... Perdonami, Ninja, ma ero... Stavo lavorando, ragazzi. Gruppo di Telegram, ragazzi, vi considero quando riesco. Purtroppo, col fatto del lavoro che sto un po' indietro... C'è sempre quella da Alex. Eh sì. Ma perché sai che cos'è, Sasa? Io non so per quale motivo. Quando faccio la vanilla mi toglie la mia skin. Perché io ne ho un'altra in realtà, ma me la toglie quando sono qua. Io credo che non troveremo mai più la caverna. Bro. Ah, sali di qua. Pio, non vi ho dimenticati. Che vuol dire? Era smeraldissimo lo smeraldo, certo. Non vi sto dimenticando, che dite? Lorenzo, vai a giocare allora. L'acqua è meravigliosa, sì, 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 assolutamente. Però io vorrei la mia... Non la troveremo mai più. La caverna e tutte le cose, tutto perso, ragazzi, tutto perso. Perché io non ho idea di dove sia. Ciao Giada! Io ricordavo che era qua sotto. Vedi che non mi fa bene giocare tipo una volta ogni tot giorni. A sto punto ricomincia. Sì, probabilmente. Allora, cerco un altro pochino, dopodiché ricomincia. Ma quella è una...
Ho visto un'ape comunque, questo è molto positive. Ci facciamo un altro giro veloce e poi basta. Completamente persa. Siamo arrivati in una zona che non ho mai visto in vita mia. Benissimo. Sì, ho perso tutto, ragazzi. Come hai fatto a fare sta texture? Si scarica la shader, ragazzi, però è soltanto per i computer. E vabbè, triste, però non è che magari da qui ci ricolleghiamo miracolosiamentis. Vedo delle luci. Fermi! Fermi tutti! L'ho trovato! Fermi! Non posso correre, questo è un problema, però ho trovato intanto la mia torcia. Era qui! Era qui! Lì! Non c'è più niente delle mie cose! Sì! Eh sì, abbiamo perso tutto, ma almeno ho ritrovato. Cioè, vedi te, ho ritrovato tutto all'ultimo. Cioè, ho ritrovato tutto, ho ritrovato la zona. Proprio quando sono morta. Compli me. No! No, signore, lei sta fraintendendo. Non mi fraintenda. Le api a cosa servono? A fare il miele, ma soprattutto a fare i favi. I favi normali, non favi J. L'importante è che non è sparita. No, 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 infatti, no, per carità. La grotta è dove deve essere. È tutto il resto che non c'è. Riprendiamo tutto. Tanto, ragazzi, non è un problema. Si ricomincia. Denise, grazie per il follow. Ragazzi, 5K. 5K entro le 6. Ce la facciamo? Dai, poco vi sto chiedendo. A voi di TikTok, dai. Ma non è vero, Mirko. Ma perché dici che non vi vogliamo più? Non ti preoccupare, Jenny, non ti preoccupare se la tua amica non vuole venire, non costringerla. Allora, facciamo qua una para di robine. Mi interessa solo questo al momento. Bravi, bravi, date a dare una mano. Si possono costruire strutture sott'acqua? Certo che si possono costruire. Certamente, tutto si può fare. Minecraft si ferma solo laddove la tua fantasia si interrompe. Si deve costringere. No, ma dai, Melissa. Non è che siccome tu costringi il tuo ragazzo, allora tutti, eh. Come fa a fare il miele alle api? Devi andare con il secchio. Non lo so, devi chiedere. Non lo so, non l'ho fatto spesso. In realtà a me il miele non è mai interessato più di tanto. A me interessava altro. Quindi non ti so dire come si prende il miele. Credo che si debba andare forse con la bottiglia. Sull'alveare, ma non mi ricordo. Magari qualcuno la facciamo, Fabri. Di struttura subacquea. Vediamo. Potenzialmente potrei farne qualcuna. Però prima dobbiamo farci casa. Quindi ci vorrà un po' di tempo. E il Pio è passato di là. Va benissimo. Buona salve, buona salve. Allora vorrei fare, la prego, un piccone migliore. Grazie. Ma soprattutto. Ho sbagliato perché prima devo fare questo. Allora, aspetta, così. In realtà era così. Prendo anche questa, perfetto. Il resto ce lo teniamo in sacchetta. Te, questo qua, questi di parte e questo qui. Ci riprendiamo la crafting. Lo so chi sei, Simo. Da quanto giochi a Minecraft? Allora, da tanto tempo, 4 anni più o meno, ma evidentemente mi sono dimenticata come si gioca. Onesta proprio, no? Mi ha molto colpito l'acqua, raramente l'ho vista così bella in un gioco. Ma Fabri, è soltanto perché ho messo la shader, non è così nativa, eh? Allora, io non ho più il mio carbone e questo è un problema. A quest'ora, Mirko, vai a mangiare alle 6? Caspita. C'è lui lì. Lui ci può creare dei problemi, quindi io andrei di qua. Nella speranza di trovare un poco di carbone anche, perché siamo completamente a secco. E senza carbone non posso mettere le torce. Senza le torce. Beh! No! Ho 2 HP, lasciami stare, porca vacca! Allora. Mi dovete lasciare in pace! Io non è che dico tanto, voglio solo farmi i fattazzi miei. Che palle! Qua cos'è che c'è? Ma c'era della roba lì! Perché io qui non ci sono stata? Perché è buio e pieno di terrore come la notte? Sì, chiaramente. Sì, ci sarà una nuova morte molto a breve. Sì.
Dovete avere fiducia sul fatto che morirò. State tranquilli, morirò sicuramente. Ma lui verrà con me. Voglio quel ferro, non me lo puoi vietare. Vieni qua. Ragazzi, 9 minuti e siamo ancora a 3K. Ce la possiamo fare, ragazzi. Perché non pranzo? Che vuol dire non pranzi? Anch'io ho quell'impressione. Bravi ragazzi, è così che dovete fare. Non dovete avere fiducia in me, perché sbagliereste ad averne. Onesta proprio. Piano. Delicati. Sotti. Il mio carbone, il carbone, il carbone. Dammi il carbone. Dammi il carbonio. Cerchiamo di finire sto coso, perché non voglio ogni volta. Dai ragazzi. Dai. Allora, intanto velocissimi, veramente come lamprede incredibili. Qua. Boom. Boom. Ok. Un po' di luci. Poche. Però meglio di niente, voglio dire. Ecco. Ok. Salve. Metterei anche qui se non fosse un problema, eh. Così è per dire. Te. Me magno sta cosa, tanto peggio di così non posso andare. Allora, stavamo prendendo il carbone. Dopo il carbone prendiamo il ferro che c'era qua sotto. Vai Pio, buttati, buttati. Allora, dai. Date una mano a Pio, poverino, che non può fare tutto da solo. Allora, cerchiamo di fare le cose a modino. Questo coso lo sto odiando. Dai, finisciti, su. Ok, abbiamo preso tutto il carbone. E questo è già qualcosa. Oh, ci sono le squid quelle belle lì. Allora, l'ho visto che là sotto c'è un signore, ma noi cercheremo di ignorare il signore e farci i fatti nostri. Così, piano piano, zitti zitti, quatti quatti. Ci prendiamo ciò che ci spetta, il nostro ferro. Piano, in silenzio, da bravi, educati. Perché questo audio? Mi date già per morta, sono ancora viva. Sono ancora viva. Non sto morendo. Ma quello è un lapislazzulo. Ma lì c'è un sacco di... Ma quello è acqua? Allora, lapislazzulo lo lasciamo un secondo qui. Sì, questa è acqua. Però questo è anche ferro, quindi... Ma mi fanno del male quelli? I cosi quelli che colorano fanno... Cioè, i cosi quelli che colorano. Quelli lì mi fanno del male? Davvero, Lorenzo, mi fa molto piacere da sentire. Fa davvero tanto piacere. Allora, è pieno di robe. Prendilo. Ci metteremo 40 anni sott'acqua, ma non mi interessa. Lo squid no, perfetto, meglio. Ma fa degli effetti anche mentre sei sott'acqua, che sono una meraviglia, sta shaders, eh. Aiutate il povero Pio, che sta provando a mettermi likes, non ce la sta facendo. Senti, ma se io invece facessi una roba più importante? È proprio da stronzi, no? Perché mi secca farmi le cose in mare. Dai! Ah. Così. Hai ritrovato il loot? No. Non l'ho ritrovato il loot, ragazzi. Quindi me ne sto creando di nuovo. Sono squid normali. Ma siete sicuri? Perché erano tutte colorate quelle lì. Sono quelle... Quelle belle erano quelle lì. Ma io cosa sto facendo con la cosa sbagliata? Infatti ho perso un pezzo di... Ma vanculo a me che sono cretina. Vabbè, a posto, a posto. Fatto. Allora, buca di qua, buccia di là. Buccia anche questo, così possiamo uscire. Buccia, t'ho detto. Ok. Salve. Ma che fa? Li prendo qui? C'è motivo per adesso. Vabbè, sì, dai, per il futuro. Ma vabbè, li posso prendere senza il... Li posso prendere senza il piccone di ferro, queste? Perché non mi ricordo. Cioè, non è che ero un po' tutto... Dite di sì? Prendo allora. Perfetto. C'ho sempre l'ansia che ogni volta c'ho il piccone sbagliato per fare le robe. Perfetto, perfetto, li prendo allora. Che bella poi è cioè, le caverne, ragazzi, con la 1.19 sono meravigliose. Ma col fatto che adesso... Ma lì è pieno. Non è che io abbia No, dai, no. Non lo prendiamo quello lì perché ci incartiamo tantissimo, secondo me. Dicevo... Che con la 1.19 è tutto più bello. Però anche con la shaders è tutto più bello. È ancora più bello che bello. Allora, di là c'era un tizio prima, salve. Però vedo che lì c'è del ferro. E io lo vorrei, o ferro.
Ne abbiamo 13 pezzi. Allora, io tornerei a casina in realtà. Da dove sono scesa? Da qui. Io tornerei a casina a posare il ferro che abbiamo. Iniziamo a costruirci dei pezzi di armatura. Facciamo una mini farm momentanea per il cibo, perché siamo assolutamente a secco. E poi vediamo cosa dobbiamo fare. Va bene? Tanto adesso l'abbiamo capito dov'è. Ragazzi, mancano 3 minuti e siamo a 4K. Ce la possiamo fare. E indovinate quanto è buio fuori da uno? Tantissimo. Ovviamente tantissimo. Pacca vacca ladra. Non so se arriviamo a casa, ma ci proveremo. Anche perché chissà dove caspita è casa. Però sai che io non sono pirla due volte. Ma io non ho abbastanza... Aia. Allora, aspetta, eh. Facciamo una roba. Ok. Mettici questo. Prendi queste. Facciamo così. E ci facciamo una piccola strada con le torce. Così evitiamo di dimenticarci di nuovo dove... Chi fio è stato a sto posto? Ok. E adesso mo vattene a ritrovare a casa. C'è un modo per non laggare se siete portatile? Non ne ho la più pallida idea. Ma veramente non ne ho la più pallida. Mettiamone un po' di meno, perché sennò qua non finiamo più. Oh no 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 no, mi spara! Vabbè, so dov'è la cosa, quindi va bene così. Cioè, mi sono persa Giulietta. Ciao Giulietta, come stai? Tutto bene? Dai ragazzi, 5K sono dietro l'angolo. Aiutate il povero Pio. Allora era qua sotto, aspetta, eh. Ma qua c'è un altro buco? Vabbè, poi andiamo a vedere pure questo. Ma siamo in altissimo, vacca ladra. Sì, mi sto lanciando senza pietà. Non mi interessa, voglio andare intanto a prendere le robine. Tanto lo so dov'è. Allora, no, di qua, scendi. Ora bevo ragazzi, datemi un secondo. No, no, esplodi da solo, brutto, infame, schifo. Mannaggia a lui. Ecco, ho visto le mie cose, ho visto. So che sono stata molto chiara, però io l'ho visto. Ehi, ok. La mia roba, è la prima volta che recupero le mie due cose in croce. Sono fiera di niente. Sono sparite le mie torce. Ovviamente. Ovviamente. Andiamo a trovarle. Ma ho fatto la pesca dove sono finite le torce. E, Lorenzo, grazie mille per l'I love you. Un bacio. Allora, dove sono? Eccole qua. Vedi? Trovato tutto. Mettiamo le torce qui. Perfetto. Adesso dobbiamo salire. Uep. Salire. Sono contenta Giulietta, sono contenta. Allora ragazzi, per una volta abbiamo recuperato le nostre cose. Siamo emozionati per questo, perché è un achievement praticamente per noi. Con la mia abitudine a rompere tutto, specialmente le palle, devo dire che mamma mia. Staremo arrivando a casa? O è là sopra casa? Dov'è casa? Non lo so, io so che ho finito le torce, quindi devo farne delle altre. Che telefono ho? Allora, è una cosa molto triste, perché in realtà ho soltanto un Huawei P10 Lite di tipo 4 anni fa. Ragazzi, esattamente a rischio, ma ci siamo arrivati per il culo proprio. Complimenti ragazzi, complimenti per i 5K. Bravissimi, anzi Pio per lo più, perché poi non so quanti hanno aiutato. Però in realtà grande Pio e tutti quelli che hanno aiutato il povero Pio. Sassà suggerisce di arrivare a 10K. Dai ragazzi, dategli una mano. Dovrebbe essere là sopra casa mia. Fammi confermare, aspetta un attimo. È lì? Casa, sei tu? O è di qua? È qui casa mia, ok. Allora, ricolleghiamoci. Ricolleghiamoci. A posto. Non possiamo più perderci adesso. Non ci possiamo perdere più. È uscito più di 4 anni fa, l'avevo... Più di 4 anni fa, l'avevo 6 anni fa. È uscito per più di un anno. Eh sì, lo so, Ninja, lo so. Io non... Senti, non ci do i soldi per comprarmi le cose che vuoi. È arrivato il momento, raga, di passare a fare una roba importante, ovvero di sboscare tutto. Siamo senza niente, ci servono un botto di materiali e qua abbiamo troppe... Madonna quanto è lontano. Tutto questo ragazzi un giorno.
Sarà completamente disboscato e sarà meraviglioso. Dicevo. Grazie per le rose, Lorenzo. Un bacio grandissimo. Roppi qua, Roppi. Allora, finché c'è il funzionario è inutile cambiarlo. No, no, ma assolutamente. No, vabbè, ma tranquillo, ninja, ma no, tranquilla. Tranquillissimo. L'ho detto io, non l'hai detto tu. Tranquillo, me lo sono detta da sola. Perché non gli dai fuoco? No, dargli fuoco è troppo, ragazzi, perché poi le fiamme diventano incontenibili e non le so recuperare più. E vuol dire buttare un sacco di materiali. E non è una cosa che a me piace... Cibo. Non mi piace farlo. Scusate, ho avuto un momento di... Sono emozionata. Allora, io però vorrei... dei semi. Posso avere dei semi? Chiaramente no. Dei semi? Bro? Ciao Mattia. Ragazzi, abbiamo un problema. A me servono semi, ma i semi non me li dà. Non è che li avevo da parte io forse qualche semino... Che ho una doppia cassa. Ho una cassa senza il doppia. No, benissimo. Ninja, ed è da ieri che io ti rispondo. Ah, ma ce ne avevo due. Ninja, io lo so che tu continui a chiedermelo, ma è da ieri che io ti continuo a rispondere nello stesso identico modo. Non continuare a farmi dare le stesse risposte. Ti prego, ninja. È da ieri che ti dico che lo facciamo la volta prossima. La volta prossima con come si chiama? Con Gami lo facciamo. Ma non lo posso fare qua. Scusate, non lo posso fare qua. Dicevo, la casa per questo mondo abbiamo già deciso come farla. Servirà per la volta prossima quando torneremo in live con Gami. E in quel caso il sondaggio lo facciamo direttamente con lui, ninja. È inutile continuare a chiederlo. Ti ho dato la stessa risposta 5 volte di fila. Senti, sai che c'è? Io questo è mereciulo. Ho visto un Fede poco fa. Ciao Fede, come stai? Tutto bene? Lo so ninja, però non è che siccome me lo chiedi più volte cambi idea. No, non è questione di fastidio, più che altro è che non cambio idea, non è che, cioè, se me lo ripeti e continui a domandare non cambia la risposta. Che strano questa cosa, che stranissima, va bene. Lorenzo, Harry Potter domani mattina? Fai il cibo, sì, non ci andiamo d'accordo io il cibo. Sto bene, ti ringrazio. Belle le rose. Senti, io una para me le piglio, che me frega. Fatto. Allora, vorrei dei semini in più. Posso averne qualcuno? E là. Allora, devo arrivare qua sotto, che c'era un laghettino piccolino piccolino, perché non voglio sprecare al momento. Cioè, non è sprecare in realtà farsi il bucket per l'acqua, però non lo voglio fare per adesso il bucket. Quindi pianteremo ignoranti qua sotto. Male, brutto, sì. Ci interessa? No. Perché si vede che sono siciliana? Che oda? Com'è che si vede? A me continuano sempre a dire che non è vero che si vede. Casa mia cosa, Fede? Ci vorrà un bel po' prima di farla. Ancora presto, perché ci dobbiamo organizzare e poi dobbiamo conquistare la mansion. Ti prego. Torniamo di sopra. Degli stronzi, ninja. Degli stronzi ignoranti. Onesta proprio. Onesta diretta. Senti, io, scusami maialino. So che tu volevi solo vivere, ma io non voglio la tua vita. Cioè, anzi, voglio la tua vita, ma in un altro senso. E ti mangio. Allora. Ok, ho ritrovato la mia scia. Fenatore, qualcosa ancora non ti ricordi dove sta la farm. E no, la farm me la ricordo dove la metto, eh. Perché tanto ci sono due fonti d'acqua. Una è là sotto e l'altra è di là. Quello che ha ora di casa è meglio di un buco di tre cosi sottoterra, sì. Noldor, come? Non lo sai che sono sicula? Sia dall'accento, sia dal sidia e dalle parole che dici, sì, certo, da quelle si becca. In realtà l'accento non tanto, sapete? Perché non ce l'ho l'accento siculo. Non ce l'ho proprio. Cioè, l'accento siculo è molto più forte di quello che ho io. Qua, giusto perché voglio fare finta di avere una casa bella, no? E quindi ci mettiamo quattro cavolate. Scusate, sono un po' scema, ma lasciatemi vivere come voglio io. Ho la vita loca. Posso essere un tuo moderatore TikTok? No, Lorenzo, soltanto le persone super fedelissime da anni sono i miei moderatori.
capisco se le pensi dei razzisti che addirittura picchiano le persone di colore, ma sono la peggio merda. Non mi fare essere volgare, Mirko. Che schifo i fiori. Come, Fede? Come che schifo i fiori? E senti, abbiamo un buco. Faccio finta di abbellirlo. Non funziona, ci provo. Adesso sono curiosa almeno dalla provincia di cui sei. Palermo, ragazzi. Se lo dici, dici un complimento, è vero. Allora, ci pigliamo un po' di robina. Non è che ne avevo altro messo da parte qua di ferro. Ma proprio no. Io che vado sperando. Allora, che cosa ci facciamo per primo? Una bella chestplate, dai, chi se ne frega. Ci abbiamo bisogno di un po' di vestiti. Gli lancio le pietre a quelli. Diglielo, Pio. Diglielo, Pio, diglielo. Allora, ragazzi, 10k. Ce la facciamo 10k? Dai, che ultimamente siamo fiacchetti. Domani la prof di matte mi interroga, non so quasi niente. Vai a studiare. Vai a studiare correndo. Che fai qui? Studia. Io cattivissima, aggressiva. Scusate. Date una mano al povero Pio a lasciare i like, ragazzi. Dillo, ninja. Dopo fai gambari e infine il metto stivali. Va bene. Ci bastano un paio di... Sì, allora, ci bastano sicuramente per fare i pantaloni. Non so per fare il resto. Grande Gaia. Pio sfruttato. No, è lui che sta... Ha scelto lui di farlo. Raffi, buonasera. Buonasera. Sono stata ingannata da una persona... Che come me non ha l'accento siciliano, ma lo è. Vedi? Vedi? Ma ci bastano questi? Allora, stiamo avendo una piccola parte di... L'ho scelto io, ricordatelo. Esatto. Allora, sto riuscendo ad avere un po' di robe. Raga, però, che bello! Che cosa sto guardando? Una meraviglia! E lì c'è casa nostra futura. Però guarda che bello! Mirko, l'ho già fatta la chestplate. Raga, però questa shaders è molto bella. Non è troppo invasiva, però è molto bella. Domani Chillcraft, sì, assolutamente. Sì, cari, la shaders è proprio bella. È una casa di design, è la vista almeno che è stupenda. Sì, no, ma raga, ma questa roba qua, un domani sarà qualcosa di bello, ma non è così. Sto due regioni più su di te, in Campania. Ah, sì, Mattia? Ci sono state in Campania una volta. Aspetta, avete detto il metto e poi stivalini o prima stivalini e poi... Oddio, chi è che me l'aveva detto? Sono allergico che mi fanno schifo. Ho chiesto al boy se mi vuole regalare un fiore. Lo può prendere finto, almeno resta per sempre così. Però vedi, anche se finto sono belli sempre. Aspetta, qualcuno mi aveva detto... Perché ho perso il messaggio? Sono cieca, chi è... Ok, l'ho ritrovato. Mirko che mi diceva dopo i gambali e il metto stivali. Ok, non lo trovavo più. Ah già, ragazzi, scusate, dovevo bere due volte. Questo è per adesso. E questo è per prima. Gambali ce l'ho, ragazzi. E il metto stivali. Ok, allora mi fermo e facciamo l'elmetto. Ma regà, ho quattro pezzi, me ne servono cinque per fare l'elmo. Non posso. Non posso, ragazzi. Posso fare soltanto i gambali. Perché l'elmetto mi vuole un blocco qua, ma io non ce li ho più. Quindi faccio i gambali, perché ho solo questi. È notte, è notte. Hello, darkness. Perché ti sei chiamata Faye? Perché è il mio soprannome da anni, Faye. Non ho messo a cuocere niente, sono un genio. Allora, adesso che siamo messi un po' meglio di prima, facciamo cuocere velocemente queste quattro cosine. Dopodiché, ragazzi, andiamo direttamente a... Torniamo in miniera, perché ci servono altre robe. Dobbiamo farci anche tutti quanti gli strumenti in ferro. O almeno una parte, almeno il piccone, porca vacca. Il piccone è fondamentale. Senti, io qua stacco la situa perché non vorrei... Cioè, tanto qua... Non andranno mai queste cose. Taglio un altro pezzo. Ti è piaciuta la Sicilia, Mattia, quando ci sei stato? In che zona della Sicilia poi sei stato? Usciamo di qua che non si vede una favola. Ok. In Campania sono stata a Napoli, a Caserta, ad Amalfi e zone limitrofe. Aspetta un secondo, che ogni volta che mi deve arrivare un messaggio a me viene l'ansia, ragazzi. Voi non avete idea. A posto, successo niente.
Se un pollo dice un pollo, che se un pollo, chi è il pollo? Il pollo. Cosa San Vito lo capo? Ah, bellino, bellino. Al posto di Blade Blade metti Fei Fei. Non ho capito. Che cos'è Blade Blade? Che disperazione, posso dirlo. Abbiamo due pezzi di carne. Due pezzi di carne. Dobbiamo uccidere qualche disgraziato, raga. Non abbiamo più nulla. Siamo messi male. Ah, ma qui avevo un po' di roba messa da parte in realtà. Vabbè, per il futuro. Ah, ma qui c'è carne! Ma c'è da prendermi a sber. Sì, però mi piglio questo, non prendo. Questi 5 li lasciamo qui, eh. Non ho intenzione di rischiarmeli, sinceramente parlando. Questi ce li portiamo, questi li lasciamo qua, che questo non mi serve. Ah, un po' di coal, ma non lo voglio. Lo lascio qua. Ah, ma dici Beyblade? Perché Blade Blade non so cosa sia. Serie TV preferita. Big Bang Theory, How I Met Your Mother e Game of Thrones. Possiamo tornare in miniera, ragazzi, con quel poco che abbiamo, morendo quasi di fame, ma raga, questo c'è. Pazienza. Cerchiamo di non suicidarci cadendo ogni volta che mi lancio di sotto, per favore. Vorrei evitare di farmi troppo male, disse prima di cadere fortissimo e spaccarsi le ginocchia. Allora, io sto guardando The 100 in realtà in questo periodo con i miei genitori perché mi fermavo sempre alla fine della quinta stagione e non avevo mai visto le altre. Adesso ho iniziato a guardare, finalmente sto guardando la sesta. E vi dirò, per me si poteva interrompere tranquillamente alla fine della quinta. E lo dico senza cattiveria perché al momento non stiamo andando bene. Sesta stagione sta un po' saltando. Siamo a 10K? Grandi! Ragazzi, 15! Dai, raga, dai, facciamo follie. Follie voglio vedere. Sto ovviamente obbligando il mio ragazzo a giocare a Minecraft con me. Brava, bravissima, Meli. Allora, piano. Siamo qui. Sasà, piano piano, perché sennò poi non ce la fate. Allora, qua metto una torcia, perché prima erano spawnate cose e non le voglio vedere spawnare mai più. Siamo un po' più protetti. Andiamo. Possiamo tornare a prendere tutto il ferro che c'era proprio qua sotto. Proprio qui sotto. Però questa volta abbiamo anche qualche torcetta. Certo, sono un paio, non sono tante, però dai. Non lo so, Sasà, io andrei più sul basso, sai. Fai prima i 15, poi fai i 20. Non andare troppo spedito, che poi sennò la gente non ti segue. Anche perché siete in 6, quindi non è che. Alla fine della stessa stagione inizia un hype assurdo e ansia. Ah, ma guarda, Ennor, più che altro è un continuo ripetersi delle stesse cose, quindi devo capire. La settima fa venire dubbi esistenziali. Vedremo, ragazzi. Tanto allora, la serie la finisco perché la finisco, però non lo so, diciamo che non siamo andate troppo bene fino ad ora. Però magari migliora la situa, eh. Un attimo, ragazzi, ora. Il diamante di già, però non credo, mi sembra strano. Scusami, ma dove siamo? Siamo a 42 in realtà. Salve. Se dici quelli non sono diamanti, eh? O dici quello? No, non sono diamanti. Non sono diamanti, Fede, sono. Sono altre cose. Sei tutto pronto per la serata? Oh, certo, inizieremo con una minestra e un'insalatina E leggera. E poi poi si si vedrà. vedrà. Non Mi ti riferivo riferivo a alla quella. cena. A quella A quella cosa. cosa. E dai, che non so salire sui muri. E da che palle. Allora, Gami, grazie mille per il follow, carissimo. Per il follow, che sto dicendo? Per il ride, carissimo. Come va? Benvenuti a tutti quelli che arrivano col ride. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come sapete ormai tutti, io sono Fei e gioco male alle cose. Però ci provo. C'è carbone, me lo prendo tutto. E siccome non sono scema. Forse sì, forse lo sono, forse lo sono! Madonna!
Che palle! Allora, guarda te. Gabri, grazie mille per il follow. Sì, ragazzi, il carbone l'avevo appena visto. Che panico, che paura. Tutto a posto a Ferragosto. Non è successo niente. Va bene così. Ora mi, come minimo mi entra tutta la lava qua. Muoio fortissimo, esplodo. Allora, cerchiamo di fare le cose a modino. Adesso ci fermiamo 2 secondi, ci facciamo un pochino di più di torce e andiamo avanti. Allora, mi servono questi, 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 queste, perfetto. E già abbiamo qualcosa in più. Adesso, questi li vorrei trasformare tutti quanti e fare questo. Per me, a me dispiace tanto, ma non credo che ci sia altra utilità nella betulla. Mi odieranno tutti di questo passo se continuo a trattarla male, la betulla. Allora, questa va qui, questa la lasciamo qua, questo da parte. Ok. Posso uscire. Salve. Hello, mi serve un botto di roba, posso averla? No. Perché è tutta molto lontana da me. Allora, che belle però queste cose. Smetti di sottrarre la betulla. Mai. Oh, riunione di condominio. Salve. Grazie, mi ha fatto un piacere. È pieno. È pieno. Porca. Allora, la cosa bella però è che qui è pieno zeppo di ferro. Quindi ci sta. Allora, illumino un po'. Ok. Qui c'è carne marcissima che io prendo perché si sa, non si disdegna niente. A me fanno impazzire degli uomini muscolosi, solo i bodybuilder. Io li odio, mi fanno un po' disgusto. Hai poca vita, sì lo so ragazzi, adesso mangio. Ah, vedi con un po' di luce tutto meglio? Tu però, non posso, potevo levarla quella lì. Allora, mi mangio il pollo. Mi mangio la cosciozza. E queste me le metto qua. No, per me sono strani, non mi piacciono. A me le persone troppo muscolose, ragazzi, non piacciono. Vi dico la verità. Un'altra riunione di condominio. Che bello. Me ne vado allora. Ciao. 10. Salve. Lei. Aridaglie. No. No. Madò. Madò. Piovo dall'alto. Come il giudizio divino. È esploso malissimo. Ma lui è vivo. Ora non più. A posto. Tutto risolto. Allora, stavamo dicendo, piano piano, quatti quatti, lemmi lemmi, tranqui. Vedi, adesso si sopravvive. Ma guarda quanta roba, ma è pieno. Anche di stronzi però è pieno. Il ferro. Mi hai fatto esplodere il ferro. Ah, grazie, l'ho attirato fuori per me in anticipo in realtà. Allora, questa la mettiamo qui, questa la prendo io. Vorrei prendere adesso tutto il ferro che vedete, tutto quanto. C'è Peco TV che riscatta un bevi e io bevo. Ragazzi, mancano 4 follower ai 480 su Twitch. Ne mancano davvero pochi. Ragazzi di TikTok, vi autorizzo a provare a usare l'autoclicker se volete. Tanto non funziona. Fammi prendere le robine qua, dai. Aiuto! A posto. Vorrei arrivare lì. A distanza. A distanza ci sta. No! Non lo guardare! Non lo guardare! E dai, c'ero quasi, porca vacca. Speravo di entrarci, non volevo mettere... Ninja, credo che non sia rilevante la questione. Peco, sì, giocherò a The Last of Us più avanti. Non l'ho mai giocato, non l'ho mai neanche visto giocare. Me lo sono sempre... Chi è? Chi è? Che vuoi? Che vuoi? La vita! Non ci provare! Allora. Allora. Con calma. Tutto a posto. Buonasera. No, Anarchy, non lo so, sono pazza. No, sì, lo so, però non ritengo che sia necessario saperlo. Ninja. Senza offesa, ovviamente, eh.
Ok. Ci siamo, prendiamo anche questo. Non abbiamo molta vita, la situazione non è delle migliori. Ed è arrivato Gami di là, yes. Allora, ne abbiamo 31 pezzi. Io direi che momentaneamente ci possiamo fermare con questo, eh. Direi che per adesso possiamo andare via, perché quello che ci serviva l'abbiamo preso. Allora, via di qui correndo come fulmini, proprio pazzi, incredibili. Ciao Stracchino. Ok, siamo riusciti a fare la missione in full ferro, ce la stiamo facendo. Allora adesso, arriviamo di nuovo a casina, ci facciamo il bucket e iniziamo a si... T'ho visto... E iniziamo a sistemarci un pochino tutte robe, perché dobbiamo farci una mini farm vicino casa. Ho paura di dirlo ai miei. Quanti anni hai, ninja? Se posso chiedertelo. No, ma dai! Avete rotto le palle, avete rotto. Vai via! Ah. Stavo dicendo... Dov'è qua? Dov'è che si esce qui? Da qua. Ma perché è sempre notte quando esco? Che palle. Mangia la cosa giusta. No, in realtà lo è, Stracchino. Lo è perché se tu dici ai tuoi genitori che magari potrebbero essere... Allora, io non so. Vi spiego un attimo, ragazzi. Perché io ho chiesto l'età, Stracchino. Perché se i tuoi genitori sono particolarmente bigotti e tu sei gay, lesbica, quello che vuoi, però sei anche giovane, quindi tipo 12-13 anni, e glielo dici, loro ti risponderanno è solo una fase. Quindi il mio consiglio sarebbe stato, onde evitare questa fase, aspetta qualche anno. Perché vi posso assicurare che è una delle cose più fastidiose da sentirsi dire. Quindi era solo per quello, quindi in quel caso, secondo questo ragionamento, l'età è irrilevante. Te lo consiglio un botto della Stovaz. Sto ancora giocando la partita 1. Sì, sì, ma guarda, infatti, Peco, che io sono veramente anni che lo voglio giocare. Infatti sono veramente anni che mi rifiuto di vederlo da tutti, perché mi sono proprio detta non voglio spoilerarmi nulla. Ed è l'unico gioco con il quale ho fatto una cosa del genere. Cioè, ci tengo così tanto che non voglio proprio spoiler di nessun genere. E quindi non me lo sono mai neanche visto. Mi sono tolta questo piacere, perché io guardare i gameplay, ragazzi, vi giuro, è una delle cose che mi piace di più fare. Però... ho preferito non farlo. Anch'io penso sia meglio tenersi al senato che... Non è che Gesù sia qualcosa da saperlo. No, vabbè, oddio, se lui vuole comunque farlo sapere i suoi, per carità. Però nel senso, eviterei di farlo in momenti delicati della propria vita. Questa era la cosa. Ninja, se speri di avere una casa a 18 anni, sei veramente, veramente giovane. Senza offesa. Senza offesa, non esiste che una persona a 18 anni abbia una casa propria. Non esiste nell'Italia di oggi. E neanche all'estero. Non esiste. Mi dispiace distruggere questo sogno, ma è meglio farlo subito. Non è fattibile, te lo assicuro. La gente fa fatica a 30 anni ad avere casa sua, eh? E io sono l'esempio lampante. No, ninja, pure affittare. No, 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 no. Non l'avrai una casa a 18 anni, a meno che non fai... Non ti laurei... Cioè... Non esiste che tu a 18 anni riesci ad avere un lavoro abbastanza remunerativo da farti avere una casa tua a 18 anni. È impensabile, ninja. Non è più così. 20 anni fa ti potevo dire sì, era possibile. Oggi non più. E quando avrai 18 anni probabilmente sarà solo peggio. Mi dispiace dovertelo dire, però è la realtà delle cose. È la realtà delle cose. C'è qualcuno che sta urlando da qualche parte. Infatti ti dicono pure ambizioso. Eh sì, il pane ormai costa un botto. Eh sì, ragazzi, sì. No, no, è proprio impossibile. Cioè, la realtà purtroppo, ragazzi, è quella. È una brutta batosta, però è la verità. Chi è? No! Siamo vivi. Siamo vivi. Non è successo niente. Siamo vivi. Va tutto bene. C'è un buco sotto casa nostra. Madonna, che paurissima.
Creeper chiaramente omofobo, sì. Sì, Creeper chiaramente. Che paura. Non ce la posso fare. Allora, stavamo dicendo, devo mettere questo, questo qui, il ferro a cuocersi. Mamma mia, che paura. Buonasera mister, buonasera. Stavamo parlando di cose importanti. Ci è preso tutti un colpo. Vabbè, ragazzi, questa per fortuna non sarà mai casa nostra per davvero, quindi guarda. Ma lì c'è il cielo. Allora, mi servono 3 pezzi di coso. Dai che devo andarmi a prendere un bucket. Dai che dobbiamo fare delle robe. Mister, in che senso? Why? Cosa? Potevi cadere giù. Potevo, ma non è successo. Ah. Comunque, ragazzi, dipende dai genitori. È sempre una questione molto... molto particolare e complicata da affrontare. Io ve lo dico. Allora, facciamo un attimo così e poi andiamo avanti. È perché... eh sì, mister, praticamente stavo parlando di cose serie. Mi sono girata un secondo, ho sentito... mi è esploso un creeper sulla testa. Vorrei rimanere qua a guardare la live e devo andare a studiare matematica. Vai, vai, Peco, corri. La matematica è più importante di me. Vai assolutamente. Fai quello che devi e quando avrai finito, se finirai in tempo, mi troverai qua. Mettiamo via. Mettiamo via tutte le cose che non mi servono. Sì, mister, guarda che bucio che ci ha fatto qua. Anzi che mi sono girata abbastanza in fretta da non esplodere sul momento. Ragazzi, andate a studiare, bravissimi, bravissimi. Buono studio, ragazzi, buono studio a tutti quanti. Tutto a posto, comunque, non siamo morti. L'armatura è armaturosa, come sempre. Regale, verifica di educazione fisica, io non la capirò mai, però con tutto il rispetto per ogni cosa, io veramente non la capisco. Sapete cos'è che vorrei, ragazzi? Un arco e 20 milioni di frecce. Allora, qua sotto c'è la mia acqua con le mie colture. Buonasera. Le mie 3 colture che sono rimaste identiche. Meravigliose. Venite da mamma, va là, vi porto via. Anzi, ne prendo più di più adesso che saliamo, va? Cerchiamone un po'. C'ho bisogno di... prima cosa da fare è controllare le spalle del gioco con i mostri. Ma lasciami in pace. Mi ero distratta, ero a casa, mi sentivo al sicuro e invece ho sbagliato tutto. Un altro gatto cosa? Educazione civica. Mannaggia! Allora, ma educazione civica in che senso? Ho 4 educazione fisica, io avevo 2 perché non c'era modo proprio di farmi fare niente. Io non mi volevo muovere, vi dirò. A tutt'oggi il prof non ha ancora vinto. Cioè... povera credente Fei, lasciatemi stare. Della parità di genere. Bello! Bello, anch'io vorrei che tipo tutte le persone che conosco facessero educazione civica, allora. Vi insegna ad essere brave persone? E a non discriminare? No, perché ci manderei un po' di persone a questo corso di studi. Sicuro in un buco aperto? Vabbè, siamo in 2. Sentitemi, lasciate stare. Io ero felice per un attimo. Stavamo parlando di cose importanti. Mi state trattando malissimo. Non mi piace mai lo scherzetto fatto così, mai. Allora. Vorrei arrivare a 20, posso? Voglio 20? 20 ne voglio. Non chiedo l'anima, dai. Oh, ma perché quando voglio i semi non li trovo, quando non li voglio ne ho 7 milioni? Che cosa significa? Raga. In che cosa è importante? In che senso c'è che cosa è importante? Ogni giorno 2 ore è un po' spaccapalle. Ti dirò, sarà spaccapalle, ma la gente deve imparare ad essere brave persone. Te lo dico onestamente. Ci sono persone a cui, tipo, farlo di meno non basterebbe. Meglio il dolcetto che il creepero, vabbè, sì, certo. Quelle cose importanti stavate discutendo. Allora, niente, prima stavamo parlando del fatto che... c'era un mio follower che mi stava dicendo che vorrebbe dire ai suoi genitori che... voleva fare coming out, insomma.
E gli stavo dicendo, ho chiesto che età avesse per un motivo molto, molto specifico. Non era una questione di no, sei piccola, non glielo dire perché gne. Io non sono dell'idea che queste cose siano fasi, assolutamente. Però, insomma, ci sono situazioni in cui è meglio lasciar perdere e dirlo ai genitori per il semplice fatto di evitarsi rogne e magagne. Ma dov'è la casa, porca vacca? Abbiamo perso tutto. E niente, stavo dicendo semplicemente che quando si è giovani i genitori tendono a dire più facilmente cose del tipo ma sei giovane, sarà una fase, passerà. Volevo evitare che gli venisse detto. Vals, buonasera! Il classico caso umano sono i vecchi. Ma anche i giovani sono classici casi umani. Allora, qua mangiamo, l'acqua ce l'abbiamo. Questo lo mettiamo via. Guarda, Pio, almeno hai qualcuno che ti supporta. Ti devo assicurare, ti assicuro proprio che non è una cosa da sottovalutare questa. Allora, possiamo farci finalmente l'elmetto, che ci mancava solo lui. Eccolo qua, perfetto. E tutto questo ferro si va a mettere nascosto, al sicuro. Sto bene, Vals, ti ringrazio. Tu come stai? Tutto a posto? Prima di scoprire di essere che mi piaceva comprare mutande da uomo per vedere i tipi senza maglietta che portavano le mutande. Federico di 10 anni scoprì la fede. No, Fede! Speriamo tutti, Pio. Comunque ti comprendo veramente tanto. È la situazione simile alla mia. Simile, ma non uguale. Allora, dovevamo fare, abbiamo detto... Allora, per fare 20... Facciamo un bucio qua. Facciamo proprio scrause brutte queste cose, no? Ok. Metto via. E piantiamo. Tanto un singolo blocco d'acqua ha un raggio di... Dovrebbe essere 4x4. Oddio, me ne servono delle altre. Vado a prenderle. Allora, qui ce n'è uno. Penso di aver capito la situazione. Sì, non è difficile immaginarla, diciamo. Allora, altri due, qua ci sono altre robine. Mi piacerebbe fare dei muretti, un murettino piccolo da mettere intorno a sta roba qua per evitare che la gente ci cada di sopra. Però effettivamente mi basterebbe togliere un po' di parete. Altra erba è qui, perfetto. Mi secca andarmene troppo lontano a cercare l'erba. Non voglio fare la drogata in giro per il mondo. Avete capito? Perché sto cercando l'erba! Basta. Devo smettere con queste cose. Non chiederò se pensi sia giusto? No, ma puoi chiedere in realtà. Tanto se ti devo soltanto dire sì o no non è un problema. Però ti posso letteralmente solo dire sì o no. Allora, qui leviamo. Onde evitare che qualcuno ci cada di sopra questa situazione qua. Almeno un pochino faccio quello che posso. La dirt la mettiamo qui, perfetto. Fai, non si fanno queste cose. Perché? Che cosa ho fatto? Ah, per quella cosa che ho detto prima. Ma va, ma dai, ma scherzavo. Scherzavo assolutamente. Io scherzavo. Mica dico davvero le cose, no? Se voi non capite. Io che c'entro, che ho fatto? Ragazzi, sto ancora aspettando i 15k comunque, eh? Cioè... Vi state facendo pregare? Povero Pio, sta facendo tutto da solo, aiutatelo. Aiutate il Pio, il nostro padre. No, mannaggia. Allora, sì, ma non entrambi. Sì, ma non entrambi, Fede.
Adesso mi disturba il fatto che qui non ci sia, quindi glielo rimetto. Potresti aiutare con un problemino? Dimmi, mister, se posso provo. Vi mando il castigo, diglielo. Castigo divino del Pio. Allora. Ah. Ogni giorno che passa è un giorno più vicino a te. Allora, è tutto meraviglioso. Abbiamo la nostra piccola farm. Abbiamo 4 pezzetti di robe. Fede, lo so. E che facciamo adesso? A parte farci un altro piccone, perché quello è quasi finito. Che fo? Togliamo un po' di alberi qua intorno? Bonifichiamo leggermente qua sopra, magari? E Lorenzo, quella è la nostra futura casa. È la mansion, è invasa dai pillager e li dovremmo uccidere tutti un domani, ma io non sono ancora abbastanza potente per poterlo fare. Mi stavo dimenticando le armi, che sono cretina. Dammi qua, che caspiterina, posso farmi le armi in ferro. In realtà le armi in ferro, mi faccio soltanto piccone e spada. Ah, è cambiato un po' la situazione, Fede. Allora, cosa facciamo? Perché non mi sento di andare lì ancora. Torno in caverna? BFF sta per boyfriend o per best friend? Da quando sto col Ben, pensa a te. Mister, ti posso dire la verità, non è davvero amico tuo. Sinceramente parlando, una persona che ti dice una cosa del genere non ti vuole bene. Quindi, lascia stare proprio. Cioè, secondo me non ci perdi nulla, poi fai te. Però non vuole il tuo bene, chiaramente non lo vuole. Pensa ai fatti suoi più che ai tuoi. Cioè, mette avanti i suoi pensieri abbastanza bigotti davanti al tuo benessere. Per me non ne vale la pena, poi fai tu. Tu gli puoi voler bene, assolutamente, ma questo non cambia il fatto che lui è uno stronzo. Mi rendo assolutamente conto di quello che passi, però lui non ti vuole bene se ti dice una cosa del genere. È inutile che io ti menta, che ti dica no, vabbè, ma magari le cose cambiano, non cambiano. Non ti vuole bene. Anche perché si sta facendo dei... cioè, si sta infilando in discorsi che non sono suoi. Vedi, siamo tutti d'accordo. Sicuramente il distacco è brutto, però sinceramente piuttosto che dirti di tenerti un'amicizia del genere, lascia più forte della spada, però la spada è un attacco d'area. Sì, ma che senso ha questa cosa? Sì, Stracchino, assolutamente è sempre meglio evitare. Infatti io sto smettendo pure di fumare, piano piano. Un giorno gli ho chiesto a tutta la famiglia, al boy gli ho chiesto, sai che fumo, non ti ho mai fumato davanti, cosa c'è di me? A hit? Bah, pensa a te. Lui mi ha detto sì. Mister, ti dirò una cosa abbastanza brutta, che però devi tenerti in mente molto proprio, devi imprimertela a fuoco, in testa. Lui ha già smesso di essere tuo amico, dal momento in cui ti ha detto quella frase. Cioè, tu non vuoi smettere di essere amica sua, ma lui non è più amico tuo. Quindi tu ti stai attaccando a un ricordo. Perché lui ha già smesso di esserti amico. Ha già smesso. A parte il fatto che comunque, ora, andando invece sul pratico, sperando che tu non la prenda male quello che ti sto per dire, non è che un giorno ti svegli e vai a cambiare sesso. Devi fare tutto un iter molto lungo. Molto lungo per farlo. E specialmente in Italia ti daranno molte antipatie. Puoi ingannarti, ma io te lo sconsiglio fin tanto che non arrivi a quel punto lì. Ma per quanto mi riguarda, ti direi di chiudere il rapporto prima che sia troppo tardi, come ti sta dicendo Gami. Hai ragione, Mirko, sto andando a prendere l'acqua. Il bello è che ci sono passata davanti, ho pensato adesso la prendo, me la sono scordata, pensa a te. Boom. Ce l'ho. Stona un sacco il bucket con l'acqua in questa, con questa shaders. È terribile.
Mister, se questi tuoi presunti amici ti hanno detto cose del genere, mandali a fanculo tutti. È brutto, è dura, sicuramente, ma non sono amici tuoi, quindi non vedo perché dovresti rimanere amica loro. Chi è? Gaia! Fu di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Grazie mille, Gaia, per il follow. Prego, accomodati, ordinati pure da mangiare, che a bere ci penso io. Che bello parlare con te, sentirti parlare con gli altri, che sei sincera e diretta, brava, ti ringrazio Ale. Cerco di essere più sincera possibile dalla saggezza dei miei 29 anni. Allora mister, c'è una cosa che dicono sempre: meglio soli che male accompagnati. E non potrebbe esistere un detto più veritiero di questo. Ti dico la mia, mister, questa è la cosa. Cioè, se tu vuoi circondarti di persone che non ti vogliono bene, sei libero di farlo. Ma io te lo sconsiglio, perché io l'ho fatto e ti assicuro che non è una cosa positiva. Vedi, anche user è d'accordo. Ragazzi, 15k sono dietro l'angolo, aiutate il povero Pio. È arrivato il messaggio di prima. Quale messaggio, Pio? Diglielo, user, diglielo. E Gami, ti saluta Mirko. Sono offeso, neanche mi saluta. Scusami Diego, non ti avevo visto. Perdonami, sono una stronza. Diego, ciao. Scusami. Che pezza di merda che sono. No, hai ragione. Sei libero di offendermi quanto vuoi. Me lo merito. No, no, no. Poverino, no. A dopo Ale, ci vediamo presto, ciao. Un bacio. Ma ci sono dei momenti veramente dolcissimi su TikTok, raga, meravigliosi. Dai, user, vai, diglielo. Diventate amici. Strachino, io ci ho messo un paio di texture pack, però pochine, perché non voglio tutta... Allora, non lo voglio rendere troppo diverso dalla realtà. Ho messo tanto un paio di migliorie. Così esagerato. No, vabbè, ma tranquillo. Saluta l'amore mio. Certo, Gami ti saluta Fede. Allora. Già sa chi. Sì, certo, lo so sempre. Comunque fare la sub con il Prime da pagina non trovata o rimossa. Allora, Gaia, tu sei già collegata però con il Prime. Per questo probabilmente non te la trova. Per fare la sub a te basta cliccare su abbonati e scendere fino in fondo nella finestra che ti si apre e spuntare la casella abbonati con Prime. Va bene Mirko. La realistica e i mob realistici mi piacciono un sacco. Sì, è molto bello, però allo stesso tempo diventa tutto molto pesante. Io non so se il mio computer reggerebbe un intero mod pack. Ragazzi, siete dolcissimi in questo momento con il nostro mister. Continuate che mi state rendendo fiera. Vorrei chiedere un piccolo favore, dato che non sono... Ci sono cose riguardanti i server che io so fare, altre no. Diego, certo, se è un amico affidabile, sì. Se è un amico affidabile, non ci sono problemi. Mister, il nostro Fede ti manda un bacio. Vedi, ci sono delle amicizie, degli amori, delle cose che stanno passando da un social all'altro. Io sono col cuore grande così, in questo momento. Ah, ma io non sto giocando con la Bedrock, Stracchino. Federico, ti ringrazia il nostro mister. Metto qua, continuo a prendere un po' di robine. E poi vediamo se riusciamo a scendere un po' per cercare qualche diamantozzo. Non sarebbe male iniziare subito così. Ma ragazzi, ma siete tutti super dolcissimi. Io veramente c'ho il cuore enorme. Sì, ce l'ho enorme, non devi sparargli però perché lo vedi dal mondo, eh? Vieni qua. Ah, guarda te, disgraziato. Stavo dicendo. Le texture più leggere dovrei verificare, però... Allora, per questa vanilla sicuramente non voglio cambiare troppo le cose. Magari lo facciamo gradualmente. Perché io con le texture pack... Allora, a me piacciono, però...
secondo me si snatura un pochino il senso di Minecraft, quindi in genere preferisco fare magari qualche miglioria laddove proprio ci sono cose che odio, tipo ne ho messa una per il vetro, perché il vetro, mio Dio, è un trauma. Va benissimo comunque, Diego, non ti preoccupare. Io sto bene comunque, ti ringrazio. Ti ringrazio. Allora, aspetta, che sono delle cose di cui stanno parlando lì. Perché proprio punto interrogativo, Pio? Scusami, Fede. Scusami, Fede, sono un inferno, sono un infame, sono. C'hai ragione. Guarda, tu devi... Ti faccio ridere comunque, Fede. Io sono in un loop di follia mentale dove tutte le persone le chiamo in modo sbagliato ultimamente. A parte che io ho le crisi di identità con Gami, che l'ho sentito! Schiatta, schiatta, dicevo. Dove ogni tanto lo chiamo Gami, ogni tanto lo chiamo Dadi, ogni tanto lo chiamo in altri modi. E secondo me un giorno, poverino, non saprà più neanche lui chi è. Questa situazione senza tuo consenso finisce qui, no? Ehi! Fai bravo. Che succede? Fermi. Niente, ho ucciso un paio di cose brutte. Stiamo esplorando la cavernissima. Valze, sono contenta che ti piaccia la shaders. Siamo tornati in miniera comunque, Cali. Allora, c'è un botto di creeper. Allora, tu mi aiuterai a crearmi l'arco, anche se non ho al momento modo di farmi tutto il resto. No. No. T'ho detto no, t'ho detto non esplodere mica. Boom. Ma dai. Non muore. Ok, è morto. Stiamo migliorando comunque, eh. Ho divorziato con Fei, ma non è vero. Non è vero niente. Siamo quasi a 15k, ragazzi. Madonna, quanti creeperozzi. Sono solo due? Ok. Boom, mamma mia. No. No. Esploso, va bene. Va bene. No, lui mi spara. Lui mi piglia. Ok, a posto. Mettiamo qualche torcia in più. Ma stiamo per vedere del miracolo. Oh! Ma c'è la mineshaft. Yes. Non si immagina i ragni se usasse la moda realistica. No, penso che non potrei mai giocarci una cosa del genere. Feia, i traumi dei mob. Sì, esattamente, raga, esattamente. Sono molto in ansia. Allora, ma questi mi serve qualcosa di specifico per prenderli o posso prenderli così? Così, meraviglia. Mi piacciono questi, ci facciamo la farm di lava infinita con questi, eh. Adoro. Li ho presi? Sì. Sono pelosi, esatto. Allora, abbiamo trovato l'ira di Dio, ma in quest'ira di Dio non vedo dei diamanzozzi, che invece vorrei. Posso avere un diamanzozzo, per favore? I want it. A parole tue. Sì, raga, lo sapete che non so parlare. Lasciatemi stare. Vabbè, ci pigliamo un poco di rame, dai. Guarda, ascoltate il grande Yugami, che ragazzi dice cose veramente sensate. Ascoltatelo sempre. Siamo arrivati finalmente a 15k. È incredibili, ragazzi. Incredibili, ci arriviamo a 20. Ma col tempo di gioire di una cosa, io già vado per luoghi impervi. Oh, allora. No, ce lo rifacciamo un altro di quello, perché non voglio sprecare quello lì. Fammi una picacchi. Ok. Rompi. C'è un... Dov'è? Non c'è più, va bene. Va bene. Gami e Kare hanno sempre ragione. Il dove è la bocca della verità. Hai ragione. Hai ragione. Chi è? Ah, lui.
Arrivo, eh? Arrivo, bro, arrivo. Vedo che mi chiami. Hai bisogno di me? C'è bisogno? Noto che non ce n'era veramente bisogno. Mi ciulo un po' di robine qui. Ragazzi, che discorsi veramente profondi che sono stati fatti su TikTok. Adoro. Io non vi ho letti tutti perché vi ho lasciato, ragazzi, un po' di privacy. Vi dico la verità, però ho letto tutto. Mister, non ti preoccupare, vai pure. Vai, pensa a stare un po' meglio e quando vuoi mi trovi qua. A disposizione. Vabbè, la banda del bugo. Vieni qui. Beh. Dai. Ma sì, ma di più. Ma sì, ma perché no? Ma perché sì, ma perché no? Io sono senza cibo. Sto per morire perché non ho i blocchi sotto mano. È finita. Addio. Te l'ho detto. Il mio amico ti ha avvertito. Aspetta, questa freccettina è per non avermi salutato. Lasciami stare. Perfetto. Su TikTok basta, sono in pensione. Pio, non ti preoccupare, basta così. Bevo. Ma in che senso il mio amico, come Rulesio Server, può mettere qualsiasi cosa, anche capa suprema minecraftiana? Adoro. Io quando ci sono i mob, ragazzi, non sono più in grado, perdonatemi. Sarà difficile. Devo dormire. Cioè, sarà una domanda veramente complicata. Sì, volete mettere di più di alert, disgraziati? vedi. Adesso sono tutti in stock lì che aspettano di essere fatti. Va bene, Giulietta, vai a cenare, non ti preoccupare, quando vuoi mi ritrovi qui. A presto. Un bacio, grazie mille per essere passata. Allora, ragazzi, ricordo a tutti quanti che, a parte il fatto che manca un solo sub al raggiungimento dei 30 sub su Twitch, che è una roba incredibile. Dopodiché, ragazzi, vi informo a voi di Ticchetti Tocchiti che mancano 3 follower nuovi su Twitch sempre al raggiungimento di 480 follower, che sono un botto. Facciamo cifra tonda se possiamo, eh? Dobbiamo tornare là sotto tantissimo, raga. Tutti insieme? Sì, avete avuto la stessa idea. Ok. Però posso dire anche una cosa, cioè, ma quanto caspita... Allora, io sono d'accordo a controllare i propri figli, mister. Ti dico questo, però così mi sembra esagerato. Cioè, che non ti fa avere... Non lo so, mi sembra un po'... Ale, bentornato. Andiamo a riprenderci le cose, ragazzi, che ovviamente siamo morti. C'è un creeper che io ignorerò per correre dritti verso il futuro. Perfetto. Qua ho fatto una scalina veloce. Aia. Ovviamente io mi spacco le ginocchia. Vorrei arrivare lì, per favore, senza morire. Grazie, grazie a tutti. Oro! Ed è mio, mio. Grazie mille Diego per gli 8 bituini. Grazie mille. Un bacio giga enormico. Le mie torce sono quelle? No, le ho piazzate io, perfetto, ci mettiamo nell'angolino. Un attimino nell'angolino. Metti qui. Metti e metti. Ed eccolo lì. Che, scusami, ma in che senso? Diego, cosa fai? Bugie? Che succede? Allora, fermi. Intanto Mattia. Ed è mio, mio. Grazie Diego per i 50 bittini, pazzo. Grazie mille. Grazie tantissimo. Dopodiché Mattia, prego, benvenuto. Cioè, grazie, benvenuto. Scusa, sono un po' confusa. Prenditi pure qualcosa da mangiare. Accomodati che bere ci penso io. Che succede? Diego. Mio. Scava, 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 sempre più scava. Grazie mille per tutti questi bitini. Grazie mille. E pizzo pazzo per i pazzi della pizza. Mi sono rovesciata l'acqua nel naso, come ho fatto bevendo da una bottiglia, non si sa. È follia. Beh, non ce la sto facendo. Allora, c'era qualcuno che mi aveva chiesto qualche cosa. Sembri troppo simpatica, grazie mille Serena. Grazie veramente tanto.
Qualcuno credo che mi avesse chiesto, non so se a me o a qualcun altro l'età, ma forse a qualcun altro. Io non so, io non so, mi sto perdendo tutti i discorsi, non ho capito più niente io a un certo punto. No, tranquillo, Diego, libero. Ti sei guadagnato il cuoricino colorato. Grazie, Serena, per la rosa. Un bacio. Allora, aspetta, dobbiamo capire che dobbiamo fare qua. Allora, questo lo mettiamo via, questo lo... no, questo è di Iron, questo qui. Questo lì, questi qui. Non abbiamo carne. Allora, quanto ho preso? 9. In realtà, ragazzi, io volevo... Ci facciamo una cosa adesso, una follia. Rushiamo verso il basso, scendendo, mettendo solo torce. Non mi fermo più, perché voglio trovare dei diamanti. Cioè, io sono qui per quelli. Non per altro, in realtà. Tra l'altro... Oddio, ma proprio qua mi devo fermare! Ma di tutti i punti! Ma porca sottana, la sottana della mia mamma... No, no, la mia mamma non c'entra niente. Cerchiamo di non fare cose. Allora. Momento, raga. Ale, non mi servono i tutorial per le case. Dove sono le blocchi? Eccoli qui. Allora, dicevo... non mi servono tutorial per le case, perché non la stiamo facendo la casa per adesso. E poi le so fare le case, sono una brava builder, lo giuro. Scusate? Voglio solo passare di qui, allora. Grazie, sì. Un diamante! E niente. Rimane lì, aiuto. Non lì no, lì no, lì no. Qui sì. Aspetta, fermi tutti. Ok, allora. Panico fortissimo. Cos'è successo? Altri 50 bittini. È pazzo proprio, Diego. E altri 25 prima. Ma è fuori di testa, grazie mille. Un bacio grandissimo. Scusate, ero nel panico. Ale, ti invito. Ancora, Diego. Diego mi sta lanciando tutto lo stipendio. Grazie mille. Un bacio enorme, Diego. E, Ale, ti invito a venire domani pomeriggio, sempre questo orario qua in live, perché siamo nella Chillcraft e ti faccio vedere come costruisco io. Ti faccio vedere, perché sembra che non sono in grado, ma ti giuro che invece sì. Vuoi raccontarmi tutto quello che vuoi, mister? Tutto quello che vuoi. Sono terzo? Sì, Diego, lo sei. Allora, ma io proprio l'ho messa lì, ma ho lasciato la carne. Allora, io devo per forza mangiarmi sta carne brutta, perché non ne abbiamo altri. Altra. Non so parlare. Facciamo così. Magna. Devo essere sempre full vita per recuperare un paio di cuoricini. Volevo portarmi a casa almeno quel diamantino che abbiamo visto prima. Almeno quello. Quello è in creative, sì, Ale. Esattamente. Non riuscirò mai ad avere più di questo, mi sa, quindi va bene. Voglio il primo posto, follia, il primo posto. Aspetta un secondo, come siamo messi con la classifica? Ce n'è per il primo posto, Diego, ce n'è. Ah già, ho cambiato. Diego, che fai? Che è impazzito, grazie mille. Grazie ancora. E comunque vorrei farvi notare che ho cambiato... No, lui no! Bastardo, lui no! No! Dammi la tua carne! Ok. Ho cambiato, volevo dirvi, anche... Vedete, la fence è diversa. E, vedi, qua si vede... Ho lanciato la... Ma porca mia... Cavacca. Vedi, ho cambiato le... Allora, Diego! Le mani! Le mani, Diego! Mi sto confuso capendo più niente. Tranquilli, era la spada quella brutta e aveva poca durabilità. Ho quella di ferro in mano, tranqui. Quindi, una volta mi ha chiamato a fare i compiti con i compagni di classe. Ma mentre in camera tutta incavolata. Mister, ma seriamente? Telefono azzurro? Non esistono che... Allora, ma tua mamma... Allora, no, eh. Cioè, mister, no, eh. Fermi tutti. Non esiste, punto primo, che ti alzi le mani. Punto secondo, non esiste che lo faccia pure davanti a altre persone. Ma stiamo scherzando? Non importa se avevi la cam spenta, eri comunque in chiamata con altre persone, ma non esiste. Cioè, questo non si fa, eh.
Cioè, sinceramente no, eh. Io non ho parole. Non sono genitori quelli che fanno queste cose. Ragazzi, comunque, tutto a po'. No, ragazzi, non ve lo dico a voce quello che mi ha confidato Mister. Non ve lo dico a voce, per la sua privacy. Sì, è da denuncia. Diego, tante cose purtroppo. Allora, c'era da qualche parte là sopra un... Bello, c'era la cave di lì. E sotto di noi ci sono cose bruttissime però. Porca vacca, cosa fate? Date lì a fare rumore voi due, che fate? Con quelli attivi io temo che fra poco si sveglieranno cose che non dovrebbero svegliarsi. Con te devo... Sì, ma è follia, Johnny, non si fanno queste cose. E quando i ragazzi ti dicono che è da denuncia, non stanno scherzando, è veramente da denuncia una cosa del genere. Ci infiliamo per la mineshaft. Johnny, stiamo esplorando in cerca di diamanti. C'è un botto di ferro, ma io lo lascio, perché al momento il ferro non mi serve. Torneremo qui, nelle zone illuminate, e lo prenderemo dopo. Anzi, siccome sono genio del male vero... Allora, aspetta, sì... Tanto abbiamo un botto di cose. Perfetto. Quante ne ho fatte. Tutto incasinata la mia roba qui. Ma non importa. Johnny, grazie per il follow. Antonio, ciao. Perché te la ne a te buonasera? Mamma mia. Che viaggi, che salti. Ma guarda, meno male che ci prova a farsi perdonare. Ma comunque non è una cosa che una madre dovrebbe fare. Sincera, sincera mister. Che parkourista, vedi. Ma ho visto che quella è una cassa. Ciao, buonasera. C'è una mela dorissima. Vabbè, io piglio tutto. A me che me frega, ciapa su. Sai che c'è? Io tutto mi prendo. Allora, ci stavamo mineshaftando. Allora, ma a che altezza siamo qua? Meno 10, siamo un po' in alto. Va bene, mister, c'è Diego da Twitch che ti dice che ti sta molto vicino. Anche se non gli ho specificato quali sono i problemi, cosa è successo, perché non mi sembra delicato comunque. Fanculo l'andesite. Ti sento. Piglia, piglia, piglia al volo, corri, corri mentre pigli tutto, piglia. Cosa buttiamo, cosa buttiamo? La dirt, via. Che cosa me ne frega di quello, via. Non la voglio la dirt, non la voglio l'andesite, dammi le cose buone. Allora, Diego, ti ringrazia, mister. Pensa che ho un padre che non è un padre, in che senso? Regà, non mi dovete dire ste cose. Ma quello è un... Di che cosa? No, no, allora. Ok. Situazione contenuta, situazione contenuta. Ma è senza la cassa a sto posto, porca vacca. Ok. Madò. Run. Uno 19.2 comunque, ragazzi, la versione. E Diego, confermo, quello non è un padre. Quello non è un padre. Mi dispiace veramente da morire, Diego. Veramente da morire. Perché io, a me dispiace veramente tanto, ragazzi, che stiate... Che passiate certe cose nella vita. Vi giuro, mi dispiace tantissimo. Vi sono un sacco vicina, ragazzi. Un sacco. Cioè, mi state raccontando delle cose veramente importanti. C'è un altro spawner qua. E io penso comunque che nessuno dovrebbe... No! No! Me ne vado. Nessuno dovrebbe passare cose del genere in generale nella propria vita. Mai. Mi dispiace veramente tantissimo. Allora, potrei anche prendermi il secchio di lava.
Ma se io invece... Secondo, ragazzi, Sto ragionando. Una volta al mese lo vedo. Ma Diego, perché lo devi vedere per forza? Ragazzi, se non vi sentite riparlare di qualcosa in live, non lo fate. State liberissimi e tranquilli. Si è buggato. Si era buggato e io l'ho svegliato. Ok, è morto. L'ho messo sbagliato. Sono 37. È finita, la mia vita è finita. No, no, stai via. Stai lì. C'è suo fratello qua. Fermi, fermi. No, mi ha preso. Mi ha preso. Vacca ladra. Fermi un attimo, raga. Scusate un secondo, Devo arrivare lì. Dai, levati dall'acqua. Devo arrivare lì. Vai lì. E lo rendiamo inefficiente. Boom. Ok, perfetto. Fatta, fatta. L'abbiamo preso il controllo dello spawner. E stiamo anche recuperando un botto di cordicelle. Meraviglia. Qua c'erano robe. Rimettiamo un po' di luci che qua mancano. C'è un... È spawnato oltre il muro. Allora, aspetta un secondo. Perché mamma ha bisogno di mantenimento e poco guadagno. Ma è per forza vi dove... Cioè, allora, a me dispiace. Però nel senso, per forza lo devi vedere. Cioè, è quello che dice lui in cambio di... Ma... È terribile questa cosa comunque. Veramente terribile. Vabbè, ragazzi, comunque sia, ciascuno ha le proprie situazioni, assolutamente lungi da noi giudicarle. Però mi dispiace, ragazzi, mi dispiace veramente tanto. O lo vedono adesso di mia mamma. C'è da dire che non potrebbe in realtà, perché il mantenimento legalmente non può rifiutarsi di dare i soldi a tua mamma. Proprio a livello legale, Cioè, può metterti la cosa in... come si dice? Ricattarvi quanto vuole, ma legalmente non può. Ok? Sto quasi morendo. Infatti, fra poco la vediamo male, Fra poco si torna indietro, ve lo dico, ragazzi. Ma... I did this. Ah, sono stata io qui. Sì, ragazzi, sì, allora... Allora sì. Allora purtroppo sì. Allora, ragazzi, come comunque suggerisce il nostro mister, basta discorsi pesanti, cerchiamo di tenere la live un po' più leggera, perché poi magari se no ci appesantiamo tutti. Dovremmo essere qui per pensare, per alleggerirci, secondo me. Cerchiamo un attimo di riprenderci. Abbiamo trovato due spawner qua comunque, ragazzi. Li perderemo entrambi. Sicuro, però pazienza. Guardiamo, fai morire male. Sì. Mangia la mela d'oro. Effettivamente ce ne ho due. Ma le voglio sprecare per questa sciocchezza? Sinceramente no. No, raga, non voglio, dai. Parliamo di fake che prova a sopravvivere miserabilmente. Sì, precisamente. Io illumino un po' di strade. Allora, stavo cercando io in realtà in tutto questo robe, ma non sto trovando niente. Mi sono anche un po' persa. Molto bene. Molto bene. Ah, si scende. Buonasera. Ci sono... diamanti? Non mi guardare, Non ho carne, ragazzi. Anche la volessi cuocere, non ce l'ho. Da quanto tempo giochi? Anni, però è da un bel po' che non faccio una vanilla, quindi sono un po'... Sono un po' fuori allenamento. Allora, cose che non mi servono. La granito. La granito, vabbè.
di qui, boom, a posto. Di qua era una delle strade principali. Credo di aver sbagliato qualcosa. Dove so, mamma? Dov'è l'uscita? E niente. Sì, vabbè, ma me ne volete dare di... Vabbè, senti però, scusami, che fa, me ne privo. Mi dici il massimo di bit? Quanti le devo donare per diventare il primo? Allora, in alto comunque... Considera questo, che in alto, sopra la chat, Diego, dovrebbe esserci l'elenco dei donatori più prolifici. Diciamo che il più, quello che ha donato di più finora in bit è Dova, che ha donato 2010 bit fino ad ora. Quindi un bel po'. Un bel po' dovresti donare. Va veramente tutto lo stipendio, ci butti, Buon appetito, mister, buon appetito. Pensavo peggio, ma insomma... Johnny, sì, puoi donare rose, se vuoi. Dovresti trovare le bacche dolci e farti una farm. Mangio solo quelle e sono sempre pieno di stacche e stacche di bacche. In realtà io vorrei... progetto in realtà più avanti. A parte per adesso fare i panini e poi cercare di fare le cose con le patate. In realtà le patate per me sono... In realtà le carote d'oro sarebbero ancora meglio. Ma lì dobbiamo pure farci la farm di oro, la farm di patate. Sì, insomma, cioè, ti ho 40 anni. 2000 bit sono 50 euro. Non è vero. 2000 bit non dovrebbero essere 50 euro. Dovrebbero essere 20. Più o meno. Ma non credo. 50 euro sono tanti. 50.000 dovrebbero essere. Oddio, non so, non le so le... No, non dovrebbero... Cioè... Non credo... Non lo so. No, non sono 100 euro. No, no, no. Sì, però in effetti sì. Cioè... 2700 bit sono 50 euro. Ma da quanti qua? Hanno cambiato i prezzi? Johnny, grazie mille per tutte quelle rose. Ma sono un botto. Un bacio, grazie mille. Le accetto, certo che le accetto. Alessandro, buonasera. Comunque nel senso, non... per carità, coi soldi tuoi fai quello che vuoi. Io ti ringrazio se vuoi... De 500 euro al mese. Comunque, giustamente ragazzi, ciascuno i soldi li utilizza come vuole e come ritiene più opportuno, per carità. Però, se ci sono modi, io sono sempre così, io accetto ragazzi sempre il supporto se me lo volete dare, però se ci sono, se avete modi migliori per spendere i vostri soldi, assolutamente spendeteli in modo migliore. Ma ancora, e basta! Non ho più torce! Vacca ladra! Dai, dov'è finita la torcia? Ah, ce ne sono due qua adesso però, capì? Ma dai, dai, ma c'è di tutto qui dentro. Allora, fermi, fermi. Allora, ci sono dei problemi. Ma due music disc uguali? Ma che presa per il chiurlo. Scusate, ma che cazzo. Allora, c'è un Enderman? Sì, 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 l'ho visto che c'è l'Enderman. Sì, no, vabbè, 500 euro la spesa per due persone, no, Cioè, molto meno. Molto, molto meno. Cosa butto? Il tuff. Che non me ne sta frega niente del tuff. C'era un'altra roba qui? Sì. Cosa butto? Ho un'idea. Facciamo. Ce la faccio a farli... Porca la mamma proprio. Però con questi mi ci faccio qualche altra torcia. E li mettiamo lì, perfetto. Risparmiamo un po' di spazio così. In realtà un blocco solo, ma meglio di niente. Bentornato Fede. Alù. Ma io ho preso altre di queste. Ma in realtà queste le potrei... Allora aspettate, la lana non posso farla diventare stringhe, giusto? Johnny, buona serata. Buona serata. C'è un bevi lì. Bevo, bevo. Mmm, che buono il poke. Ma che lavoro fai, Diego? Così, per saperne parlare. Forse te l'avevo già chiesto, in realtà, sai. Acqua santa, esatto. Buona cena, buona continuazione, comunque, Johnny.
le stringhe per farle diventare lana. Sì, però a me non mi interessano la lana, a me interessano le stringhe. Però se la lana non posso farla diventare stringhe, non mi interessa prenderla. Quello era il punto. Ho 64, posso lasciarli fare degli altri, non mi interessa. Allora, gli spider-eye non mi interessano, preferisco questo. Vorrei ciularmi pure la cassa, in realtà. Io ciulo tutto in genere, però mi sembra esagerato. Potrei... un po' esagerato. Allora, potrei però fare diventare questi... E dai, facciamo gli scemi qua. Boom. E dai! No, allora sei stronzo. Ok. Panino in più, questo al diavolo, pazienza. E mi ciulo. Con molta lentezza questa situazione. Allora, ci facciamo così, ci mangiamo queste al volo. Sì, è svantaggioso, infatti non lo faccio. Voglio di pesci piccoli? 1.5 metri, molto piccoli questi, questi pesci, eh. Devo dire molto piccoli. Allora, rompo anche questa, me la ciù con la cosa sbagliata, però. Ciao Simo, Sasà, bentornato. Mi ciulo anche quello. Mi devo riprendere la crafting. Cosa butto? Oh beh. Rompi sto robo. Ma che me ne frega a me della Deep Slate? No, vabbè, no, la Deep Slate mi interessa in realtà, è bellina. Vorrei... Ok, mi hanno restituito finalmente la crafting. Perfetto, possiamo andare... via, da qui. Vediamo un po'. Io non so più la strada per tornarmene indietro, perché ho sbagliato a segnare la via. E adesso è finita, eh. Allora, spada alla mano. Qui è muro. Qui c'è una torcia che non ho messo io. Qui si scende. Allora, quali giorni fa la vanilla con Gami? Alessandro, soltanto il mercoledì sera. Mercoledì sera. Dalle 5 e mezzo alle 8 più o meno. E basta. Purtroppo di tempo per fare la vanilla con lui abbiamo soltanto quella sera lì. Vorrei poterne fare di più, però raga, non ho tempo. Cioè, già sto incastrando le cose in maniera complicata, quindi insomma, al momento siamo un po' bloccati. Me ne devo andare, voglio andare a casa, voglio andare fuori. Forse era di qua. Gabbie che arrivano a 22 metri. Ma qui si scende, devo scendere? Boo. Ma qui è... aspetta. 60 gabbie, ogni gabbia, al contrario ci siano buchi. Che roba complicatissima! Diego. Che roba complicatissima, forse ce la stiamo facendo! La gente che non ha voglia di leggere mi fa spiantare ogni volta, ragazzi. Non chiedete le spiegazioni se non siete pronti a leggerle. Ma sono di nuovo qua, ma dai! Me ne voglio solo andare! No, non è possibile. Non è possibile! A parte che qua è pieno di ferro, me lo ciulo tutto, me lo ciulo. Ma do. Dammi il ferro, dammi. Ma è tipo allevamento di pesci? Per caso, Diego? Oh, non ci credo, sono usciti. Siamo finalmente usciti. Cioè, io veramente non avevo parole, non stavamo andando più da nessuna parte!
No, No. Cioè, sono caduta in un salto di due blocchi, sono caduta. Come? Perché io? Perché sono stupida? Perché io? Perché? Perché? No. Adesso devo farmi delle corse indecenti per andarmi a riprendere tutto quel loot. E io che stavo dicendo, adesso torniamo a casa. Run. Corri! Corri, Fei! Più veloce della luce, più letale di una pulce, veloce! Vai, che era lontanissimo, era, porca vacca! Madonna, non ce la farò mai a recuperare tutte quelle robe! Non rompetemi le palle, devo andare! Ho io illuminato il più possibile la strada per andare lì, però... Dai! Che seccaturissima, fortuna che ci sono le strade qua! Corri, bro, corri! Corri, bro! Diego, sì, ti avevo detto che l'avrei fatto in questi giorni. Probabilmente se ce la faccio nel weekend. Quindi dopodomani. Non è lontano. È perché purtroppo veramente sto facendo 70.000 cose. E il tempo, quei tipo 3 minuti... Ma quanto ce n'è lì? 3 minuti per venirti a scrivere le cose purtroppo non riesco. No, ma tranquillo. No! Porca vacca, te a tua mamma, a tuo papà. Guarda il diamantino che avevo puntato all'inizio. Lasciami! Ma dai! No, regà, no, non avete capito niente. No, non avete capito nulla, non avete capito. Io devo recuperare tutto. Allora. Quel maledetto. Run. Recuperare le mie cose, dai! Dai! Quanto è passato? No, non devono despawnare le mie cose, regà, non devono despawnare le cose. No, regà, dai, avevamo tutto. Più o meno, però insomma, avevamo un sacco di cose belle. Tutto quel loot, no, non posso perderlo tutto, dai. Siamo qui full vita, allora. Ancora 3 minuti? Perfetto. Ragazzi, 3 minuti sono tantissimi. Probabilmente per arrivare lì me ne vuole più o meno uno, quindi... Uno, due... No, uno. Run. Devi correre, corri! No, Starchino, ma che hardcore? Mi durerebbe forse 20 minuti la hardcore. E con un po' di culo 20 minuti. Probabilmente mi ammazzerei cadendo da una scogliera. Conoscendomi. Corri, bro, devi... No, devi correre, bro, non hai capito quanto devi correre, bro. Aiuto! Non devi saltare! No! Ho un cuore e mezzo di nuovo, dai, no! No! A zigo zago verso il futuro! Se mi faccio un cuore di danno è finita. Non ce la faccio, ragazzi. Pensavo di aver messo più luci qua, invece non ne ho messe. Complimenti a me. Ok, aspetta, fermi, calmi, calmissimi. Siamo arrivati fino a qui, possiamo arrivare... Quanto tempo manca? Ma dai! No, dai, no, ti prego, no, trovo almeno un paio di cose, ti prego, dai, ti prego, devi arrivare. 1:20, madò, ma non l'ho fatto apposta, è saltato... Voi dovete sapere chi... Scusami. Chi è? Corri! Tu e il tuo maledetto autojump! Allora, a me piace l'autojump, lo uso sempre, sono felice, però oggi ho deciso che non lo voglio più vedere. Mi fa fare dei salti troppo saltosi, l'autojump. Madò, no. Dicono che ancora ho tempo. Dicono che c'è ancora tempo. Allora, mi voglio fidare di coloro che hanno detto che io ho ancora tempo. No, bevo dopo, non mi interessa, l'ho visto, regà, ma bevo dopo. Sparatemi un altro run, ragazzi. Riproviamoci. No, non bevo, ci devo arrivare lì, non mi interessano. Run. Motivatemi!
Cerchiamo di fare le cose delicatamente, delicatissimi. Tanto è vicino, raga, è vicino. Ce la devo fare. Non è che posso, ce la devo. Non lo so, cari, non lo so. Teoricamente sì, però non so bene. Adesso piano. Mi stai prendendo un danno. Piano. No, mi hanno visto. Porca sottana. Ma no, ma lì è... No, regà, non lo potrò riprendere mai. A parte il fatto che mi è appena sparito davanti. Finito. Mi è sparito davanti agli occhi. E la cosa peggiore... La cosa peggiore, ragazzi, è che era... alcune cose cadute erano nella zona del... Posso tornare? Ma è così vicino... Più che altro se riuscissi ad azzerare il counter sarebbe meglio, ma non credo di arrivarci, Diego. Se fossi caduta sulle cose, prendendole e morendoci sopra, ne avrei resettate alcune. Ma non ci sono caduta di sopra, è troppo lontano per scendere, ragazzi. Io ci riprovo, ma è troppo lontano. Cioè, l'ultimo salto, ragazzi, è altissimo. Non ho come fare. L'ultimo salto è troppo alto, ragazzi. Mi spacco le ginocchia e muoio lì. Come adesso. Ero viva. Cioè, ero viva con tutta la vita quasi e sono morta lì, ragazzi. Perché sono caduta. Non ci sono altri modi per scendere, quindi io la vedo male. E poi c'è il Warden proprio accanto, quindi io non so. Non so. Non rompetemi le palle. Non mi rompete niente, non mi rompete. Lasciatemi stare. Allora, aspetta, ragazzi, chi è? A presto, Fede, scusami se non ti ho considerato tantissimo. Scusami. Sparatemi un run. Runnatemi. Io non credo che troviamo niente, però ci stiamo provando. Dai. Run. Allora. Piano, Ciao, Dennis. Ciao Dennis, come va? Tutto bene? Stiamo correndo come degli assassini nella speranza di ritrovare il loot. Perdut. Tutto bene, sono solo un po' disperata. Però tu sei sempre qui, bimbo. Allora, piano, Delicati. Delicati! No. È finito tutto. Tutto. Per fortuna avevo un po' di ferro a casa. Benvenuti al primo episodio della Vanilla. Avevamo fatto delle cose. Welcome, buonasera. Eravamo riusciti ad avere delle cose nella vita. Ho rovinato tutto. Due episodi buttati, sì. Beh, ho della carne. Allora, buttati no, raga, perché un po' di cose, per fortuna, di backup me le ero anche tenute. Per fortuna. Senti, mi faccio il piccone di ferro. Allora, ci possiamo recuperare un po' di roba, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, raga, va tutto bene. Io non sto urlando. Forse può sembrare di sì, ma non sto urlando. Giuro che non sto urlando. Mi porto l'ultima carne che mi è rimasta. Non è che posso farci granché. Questi mi servono.
E andiamo a farci un po' di nuovo di cose che abbiamo già fatto, ma ce le tocca rifarle, quindi hai 10 zucche fortunatamente, certo. Tanto che ha perso... Ah, però c'è della carne. Io sono contenta. Il diamante non l'ho preso perché non l'hai mai... Esatto, esatto. Quindi adesso lo andiamo a perdere. Andiamo a perdere il diamante, che dite? Dobbiamo andare a prendere un po' di ferro di nuovo, ragazzi. Ora sapete... Ma qui... Quando è che è esploso qualcosa qui? Ora sapete perché... non gioco spesso la vanilla da sola. Dai, che sfiga immensa, veramente, però... Inverti la R con la E, grazie. In che senso? Ah, dici... Non predere? Non pedere? Non pre... Cosa? Va bene così, non vi preoccupate, ragazzi, non vi preoccupate. Siamo armati di tanta buona volontà e adesso torniamo di sotto. Allora, io ringrazio il fatto comunque che in molti punti non avevo preso praticamente niente. Del ferro, quantomeno. Quindi adesso possiamo andarcelo a prendere. Pazienza, pazienza, ragazzi. Ormai avete capito come funziona con me. Sì, ci rimango male all'inizio, però stica. Pazienza, che posso fare? Mi dispiace di più in realtà per tutto quel carbone buttato. Mi dispiace più per il carbone, sinceramente parlando, proprio. E dire che ho illuminato, comunque. Peccato. Ho buttato un'altra ora e mezza, come sempre, perché, cioè, io devo vincere con i fail, veramente. Padre Pio, buona cena. A presto. Piano. Allora, lì c'era del ferro, metto troppo in ghiulette per prenderlo lì, e quindi non lo prendiamo lì. Però lì c'era un botto, quindi lì me lo prendo. Qua devo mettere un po' più di luce. T'ho visto. Mi volevi così tanto che ti sei lanciato dall'iperspazio. Complimenti. Dammi la tua carne che mi servirà a mangiare. Pazienza, pazienza, ragazzi, pazienza. Va bene così. Ci pigliamo tutto quello che ho ignorato prima. Per fortuna ce n'è un botto di ferro qua. Ma adesso, Diego? È arrivato il momento del quiz? Va bene. Non so se sono pronta, però va bene. No, guarda, se la diamante netherite, io chiudevo il gioco e abbandonavo la vanilla. Vai con la prima domanda. Tanto so che le sbaglio tutte. Vai con la prima domanda. E muori. Ah. Allora, volevo arrivare là sopra che c'era un botto di ferro. Aspetta, però qua devo mettere delle luci. Ma sì. Che mi cambia tanto. Nessuno manda i messaggi, ora c'è il quiz. Va bene. Tutti in silenzio mentre Diego mi fa il quiz sui videogiochi. Per il quale io non sono assolutamente pronta e non sono assolutamente preparata soprattutto, ma pazienza. Tutte quelle stringhe che avevo messo da parte, sto soffrendo, le mie stringhe. Ho appena ragionalizzato. Mettiamola qui. E qui. Ah, ce n'è anche là sotto, perfetto. Intanto prendiamo qua. Lui dice che non l'ha fatto troppo difficile, ma secondo me non azzecco niente, io ve lo dico. No, ma inizio difficile, ma così, proprio, inizia difficile, pure. Cioè, solo io sono sicura che tanto non ci vinco niente in questo gioco. Iniziamo pure brutto. Va bene, vai. Facci sognare, nessuno mi suggerisca, ragazzi. Ho preso tutto ferro. Ok, usciamo di qua. In che anno è nato il primo indie del mondo? Sì, vabbè, ma tu sei... ma mi stai trollando con questa domanda? Non ci sono alternative. Cioè, ma chi è che può saperla? Ma io che ne so. Il primo indie del mondo, ma è boh. Non lo posso neanche immaginare. Ah, vedi che stava trollando. Non avevo dubbio. Perché sento piovere da qua?
ansia, paura, sgomento e sbigottimento. Lo sento, ma non c'è. Va bene. Ok, era una trollata, ragazzi, era una trollata. A Diego piace trollare, come alle scale di Harry Potter piace cambiare. Allora, piano, dobbiamo ritornare nella miniera. Devo scegliere con cura, va bene. Io ti voglio, ti bramo, ti abramo. Va bene. Senti, io me lo prendo. Il nostro primo diamante. Allora, ho 36 di ferro. Io direi che ce ne torniamo a casina. E per oggi va bene così. Troppe emozioni per oggi. Sono soddisfatta col mio diamantozzo. Guardate, io andrei a casa. Per proteggerlo più che... aspetta però. Siamo senza carbone, mi serve il carbone. Quando è uscito il primo Kingdom Hearts? Porca vacca. Vabbè. Ma mi devo ricordare che anno era. Io mi ricordo che andavo alle medie. E questo non è un bel ricordo di base. Allora, io andavo alle medie quando è uscito il primo Kingdom Hearts. Il primo Kingdom Hearts. Vacca ladra. Però che palle qua, non so salire. Il primo Kingdom Hearts. Andavo alle medie. Quindi nel 2003 io avevo 10 anni. La butto lì. La butto lì. 2005. La butto lì. Sto ragionando in base al fatto che andavo alle medie quando ci giocavo, quindi uno di quegli anni deve essere. Avevo 10 anni quando era il 2003, quindi penso più o meno al seconda media io ci giocassi. Non lo so, io ho sparato 2005. Vada come vada, sbagliato. Ho sbagliato di tanto. 2002, scusami? Come 2002? Andavo alle medie quando... Andavo alle medie quando me l'hanno regalato. Niente. Ma sulle date, Diego, ma tu vai a sperare cose. Ma è uscito in generale o è uscito in Italia? Perdonami. Giusto per saperlo io. È uscito nello stesso periodo in Italia? Però le date, ragazzi, proprio con le date non mi avrai mai, Mai. Cioè, non me le fare proprio quelle con le date perché non... allora no, guarda, lascia stare. Con le date non me le fare le domande perché non avrai speranze di avere una risposta positiva da parte mia. Beh dai, comunque ero lì vicina, Ero lì vicina. Se questa era l'unica domanda su Kingdom Hearts, le altre domande non voglio saperle. Perché sicuro non le conosco. Me l'hai fatta impossibile, dai! Anzi che sono avvicinata di qualche anno, comunque... Già è qualcosina. Oh, stanno crescendo, bimbe. Non posso più correre. Fatemi dormire. Che c'è il momento bruttissimo qua. Caspita, però, vero? Per 3 anni, per poco. In realtà io addirittura pensavo 2006, pensa a te. Ma c'è l'arcobaleno! Ragazzi, ma è bellissimo! L'arcobaleno è la mia scia che navigo in cerca di quella montagna. L'arma melodia mi portano indietro ad un tempo passato. Qual è il nome del protagonista di Little Nightmares 2? Mono! Mono! Si chiama Mono il bastardo! Momento Mad Melody. Grazie grazie Fabri. Tiè Diego, una la so, Una la so. Regà, ma è meraviglioso. Vi è piaciuto il momento Mad Melody? È stato importante, devo dire. È stato molto importante. Io voglio fare una roba. Come si fanno gli item frame? Eccolo qua. È un momento importante questo.
Una su due. Dai, non è andata male. Little Nightmares è molto bello. L'uno. Il 2 l'ho odiato. Mi dispiace, sarà una popolare opinion, raga, però io e il 2 non ci siamo voluti bene per niente. Dai, metti lì, facciamo i blocchi, che così ci arriviamo dalle bolle. E ovviamente me ne rimangono 7, ma porca vacca. Dai, quello era ti do atto che quello era facile. Ma qui ce n'era un altro di charcoal. In realtà questo, ma dove lo sto mettendo? Cosa sto facendo della mia vita io? Ah, così. Metto via. Metto via pure questo. La carne mi è rimasta. Gli altri non sono giochi comuni e soprattutto domande facili. E allora non mi avrai. Ci sa che siamo finiti qua come vittorie. Puoi insistere, ma secondo me abbiamo finito qua. A posto. Mi sono fatta il mio altarino nascosto. Sono contenta così. Va bene così. Ma io posso farmi, secondo voi, una safe room? Qui? No, non ho. Invece sì. Ce l'ho. Fai qualche secchio e raccogli l'acqua e metti vicino al terreno dove sta crescendo il grano. Ma c'è già, eh? Ragazzi, l'acqua funziona che un solo coso irradia fino a 4 blocchi in ogni direzione. Se non c'è l'acqua, il grano non cresce proprio. Pensavi, welcome. Pensavi. Guarda che ne so. Ne so tantissime. Allora, faccio una roba stupida. Secondo me l'acqua è solo per decorare. Perché, chiaro Pippo? In che senso è solo per decorare? No, lo so, sì. Proprio. Rimettiamo il posto. Credi nell'LGBT? Ma perché, cos'è una lobby? Come vogliono farci credere, raga? Ma veramente? No, chiaro Pippo, non lo faccio, non sono scema, dai. So già cosa succede, non voglio rischiare quel poco che ho per questo, per il meme, scusatemi, eh. Senza cattiveria, ma proprio no. Ho dimenticato di... ho sbagliato. Complimenti, Fraffi, complimenti. Devo dire che sono un genio del male, va bene. Volevo fare un'altra cosa, ho sbagliato. Volevo mettere il gate, dov'è? Qua. Dammi il gate, quello giusto. Scusate, ho sbagliato, apposta. Non è successo niente, Tiè. Allora, a parte che carini i nuovi cosini che ho fatto, preferisco. Allora, questo non è che serve a qualcosa. Non è che serve, questa cosa non serve a qualcosa di serio. Serve soltanto perché io c'ho l'ansia. E non vorrei che mi spawnasse qualcosa su per il naso. Perché l'accetta è messa qui? Però siccome io ho dei gravi problemi di simmetrie nella vita, e così mi disturba, li togliamo e li rimettiamo. Va bene? Va bene. Stiamo aspettando le altre domande, Diego. Allora. Mi disturba perché mi è rimasto soltanto un coso in mano e non ho niente da farci, mannaggia. Anzi, sai che faccio? La pirla, perché di base è quella la mia vita, quindi pazienza, facciamo così. No! Non era... vabbè. No, non lo sono, chiaro Pippo, non lo sono. Allora, questa va qui. Questo... vabbè, per adesso lo interrompiamo un attimo e lo spostiamo. Ok, facciamo finta. Tanto qui se arriva un creeper almeno posso scappare di là. Momentaneamente sono con le chiappe parate, quindi a posto. Quel poco che ho me lo devo salvare come posso, ragazzi. Veramente sono in una situazione di grave ansia. Allora, mi devo creare però delle ultime robe in realtà. Da qui posso... che palle... e dai! Vabbè, però non sono in grado neanche di fare una roba. Allora. Mi devo creare i pedalini e l'elmetto, mi mancavano. Eccoli qua. Perfetto. Che lavori. Per forza. Vabbè, ragazzi, comunque abbiamo del... mi sono rotta le palle. Abbiamo delle robe messe da parte. Sei morta prima quando sono entrata e hai messo la musica sad. Non l'ho messa io. Welcome. Sono i ragazzi su Twitch che mi mettono la musica.
Sì, però allora. Ma basta! No, non è possibile. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. In che senso? Non è niente di che quello che stiamo guardando, anzi, è qualcosa di molto triste. Tutto questo. È andato tutto molto male fino ad ora. Dobbiamo riuscire a conquistare quella, ma ragazzi, per adesso la vediamo molto molto male. Qua quantomeno sta iniziando a crescere. Io non ho ossa, mi pare. Come si mette la musica boss? Qua, di quale musica stiamo parlando, ragazzi? Non c'ho niente qua, porca vacca. Welcome, non ci possiamo fare niente. Allur. Qui devono crescere più in fretta. Andiamo a cercare magari qualche animale, qualche cosa. Allora, la musica che ha fatto un stunz. Non la sentirete da me la musica che ha fatto un stunz. Ma perché qua è tutto così strano? Cioè, ha preso fuoco qualcosa magari durante un temporale, forse? E hanno preso fuoco tutte cose? Buh, può essere. Neken può essere. Mi prendo un po' di betulla perché mi servono dei blocchi per da buttare in giro per la mappa. Chiaro Pippo, non vedo perché avrei dovuto. Sono andati pelati, sì, chiaramente. Ragazzi, però, una domanda. Ma se siete venuti qui semplicemente per trollare, potete anche andare, ragazzi? Mi dispiace, chiaro Pippo. Volendo pensare che sia una cosa seria e non una cosa per trollare, si intende. Questo è fuori quiz. Una delle prime versioni del arcade di Pac-Man aveva un easter egg di un altro titolo, Namco. Fuori dal quiz, dici? Considerando che non mi ricordo assolutamente quali sono gli altri titoli della Namco di quel periodo, non ne ho la minima idea. Ti posso dire... Boh? Della Namco. Perché domande così complicate? Diego, l'hai capito che io non ne so niente di sta roba? Ti sparo un Donkey Kong che non so se è della Namco, ma mi sa proprio di no, eh? Non credo proprio che lo sia. Io te lo sparo perché è l'unico gioco che mi viene in mente di quel periodo lì. Astronave di Galaxian. Sì, vabbè, ma tu speri che io abbia giocato o che sappia cose che nella vita... Non hai capito che non sono in grado. E, chiaro Pippo, guarda che... Allora, io detesto il... la caccia quasi quanto detesto la betulla. E meno male che è fuori quiz, guarda. Meno male che è fuori quiz. Nessuna, chiaro Pippo. Nessuna. Molto bene. Molto bene. Grazie Cali che sei sempre lì con l'occhio vigile. Ragazzi, domanda. Ma siete venuti a trollare? Insisto. Perché non siete obbligati a stare qua, ragazzi. Però quello che dice Pompero non è sbagliato. Che cosa? Ma che... Com'è cresciuto quest'albero esattamente? Ragazzi, il mio mondo è stranissimo, posso dirlo. Ci sono dei gravi problemi. Sì, ci sono i troll su Twitch oggi, ma a caso, completamente a caso. Va bene, cioè... Boh. Ma sta cercando di farsi i fatti suoi. Allora... No, devo tornare di sopra, in realtà. Mi date le ferie a caso, amici. Guarda! Dovresti ringraziare, Gami, dovresti ringraziare. Vado a dormire, che qua è già notte. Andiamo via. Comunque, Diego, dai, un'altra domanda che sono curiosa. Tanto le sbaglio tutte, però...
cresciuto storto. Sì, ma era stortissimo, Welcome, era stortissimo. No, Diego, non era tutto da fare insieme? Pensavo, non lo so, pensavo che fosse da fare tutto insieme, non uno ogni tanto, che ne so io. Ho capito male, magari. No, devo aprire di più la zona qua, quindi tagliamo un po' di alberi, perché mi distu... Una cosa ho detto. E no, 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 no! Porca sottana la vacca di mia mamma. Allora. Ho la terza pronta, le altre due no. Buttami la terza, dai. Mi serve... Intanto qua mi cerco un altro... Un altro maledetto seme. Non mi piacciono i palestrati... Reza. Ah, Re Zaccaria, scusami. Comunque, Re, non mi piacciono i palestrati. Le persone palestrate in generale. Andare in palestra ci sta, però essere tipo tutti pompati... Bleh. Dai, dammi un seme, che palle. Oh, ma è incredibile che ogni volta che cerco un seme non lo trovo. Ciao, Yuko. Buonasera. Come stai, tutto bene? Oh, ne ho trovati addirittura due. Perdonami, Pompero, cosa avevi notato esattamente? Siamo arrivati a 40 diamanti in due giorni. In che senso 40 diamanti? Pompero, vuoi andare via anche tu? Così, per saperne parlare. Ah, già! Sì, Sterchino, hai ragione. Non ci avevo pensato. Scusa, dovevo prendermi un attimino per connettere le cose. Starchino, io ho un diamante. Devo ringraziare che tanto ce l'ho. Meglio di niente per adesso. Qua stanno ancora crescendo le robe. Questo non me ne frega niente. Riprendiamo a tagliare un po' di roba qua sopra, dai. Ne trovo una marea della nuova pace. Io ho trovato uno soltanto, ma io sto facendo fatica con le nuove... Come si chiamano? Con queste nuove caverne sto facendo molta fatica. Perché le hanno rese molto più complicate. E io devo entrare ancora nell'ottica di come funzionano. Mi ci vuole un po' di tempo. Per ora mi prendo quello che riesco, però insomma. Tra l'altro poco fa abbiamo avuto un fail devastante e sono morta tantissimo. Non siamo mai più riusciti a recuperare le nostre cose. È stato molto triste. Scusate, molto molto triste. Quindi vabbè, per adesso ci stiamo un attimo sbarazzando di qualche impedimento qui intorno. Perché non voglio andare di nuovo in miniera, sinceramente, per adesso. Non voglio neanche costruire, Però ci vorrà un botto di tempo prima di riuscire ad andare da qualche parte. Perché poi i diamanti sono veramente complicati da trovare qua. Veramente complicati. Almeno per me che non riesco a stare in piedi, quantomeno. Sicuramente non è una cosa facile. Quelli si vanno a prendere il caffè, ma sì, ragazzi. Ma sì. Yuko, quale texture? Di preciso. Ma guarda com'è nato tutto strano qua. Ok, ti pareva che c'era un altro lì. Ok. Prendo tutto e riprendo anche questi. Qua sopra c'è per fare sparire tutto. Dovrei tipo levare un botto di alberi per far andare via anche tutti quanti. Beh, e tu? Crateri gigantesche guarderò comunque parti terra soffitto. Lo so, però qui intorno non ce ne sono tanti al momento. O meglio, al momento non ho visto. Ragazzi, non è per cosa. È vero che sembro un abba a Minecraft. Sicuramente non sono brava. Ma le cose le so.
Quindi, dirmi cavolate, vi assicuro che non funziona. 6 anni, ragazzi, gioco più o meno a Minecraft da 6 anni, però sono più bravo a costruire che andare in miniera a fare cose complicate o uccidere, picchiare, fare dire. Sono tipo che preferisce costruire io. Qui tutte le altre cose, meh. Re Zaccaria, puoi andartene benissimo per sempre, guarda. Cali, bannalo, perché è venuto qui a rompere le palle e trollare. Va bene. Ma uno può giocarsi i giochi nel modo che preferisce, regà. Per una volta che faccio la vanilla dopo 20 anni. Chi sono i Talmor? Vabbè. Talmor. Talmor. Sì, Cali. Falli fuori tutti e tre, mi sono rotta le balle. Falli fuori tutti e tre. Così. Direttamente. L'ho ucciso l'Ender Dragon. Sono qui, che c'è Gami? Che c'è? Che c'è Gami? Bentornata, mister. Ah, no, no, no. No, ragazzi. No, Gami, no, non va bene, non va bene. Diego, mi hanno suggerito... Io sono una persona onesta, ragazzi. Diego, mi hanno suggerito... Mi hanno suggerito la risposta. No, ragazzi, non si fa, non si fa. Perché, no, 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 perché, Gami, ci sono dei premi se azzecco le risposte. Non è giusto, non è giusto. Sono una persona onesta, non... Se fosse stata una cosa così per ridere e scherzare, avrei anche fregato la situazione e avrei detto, vabbè, sì, dai, il popolo di Skyrim, però... Siccome ci sono dei premi, preferisco essere onesta. Tranquillo, tranquillo, Gami, non ti preoccupare. Popolo di Skyrim, mi avevano detto, Diego. Sono tornato ora dove sei arrivato dopo aver perso tutto. Allora, niente, sto un po' pulendo la zona da... Oh, che bello, meglio, meglio, meglio. Va benissimo, mister, vai, non ti preoccupare. Devi sapere, Gami, che Diego mi ha promesso delle sub. Detto che se azzecco le risposte. Aiuto, cado, mi rompo da tutte le parti. Però Diego non ci sarei arrivata mai, perché io non li gioco, quei giochi lì. Però se sono tutte così complicate non... Te l'ho detto, Diego, se vuoi avere speranze che almeno io possa fare finta di sapere una risposta a una domanda, mi devi fare domande sui giochi che ho già giocato. E i giochi che ho giocato li trovi nell'elenco. Tutti gli altri non, sicuramente non so le risposte. Ah, santo cielo. Allora, qua abbiamo liberato un po' la visuale della cosa, ed è già meglio. No, Diego, ma puoi farmele difficili però su quello, giusto da darmi un po' da ragionare e avere una speranza di azzeccarle. Se me le fai su giochi famosi e cose così, specialmente se non li ho giocati, non c'è speranza mai nella vita. Ma mai nella vita proprio, purtroppo. Qui ci metteremo 40 anni prima di riuscire ad avere delle colture, porca vacca. Ciao Martina, buonasera. Buonaserissima. Chiudo? No. Allora, queste le mettiamo via. Questi ce li teniamo da parte, questi adesso li vado a ributtare perché non mi servono. Anzi, sai che c'è? Visto che poi ogni volta ne rompo qualcuno, li tengo da parte. Certo, magari non difficili, Diego, come l'anno in cui è uscito un videogioco. E che quello non te la azzeccherò mai. Io sono proprio incapace, raga, incapace. A me dispiace, però è la verità. Sono una gamer che conosce solo alcuni videogiochi, quindi gamer per modo di dire. Allora, qua sono avanzate cose. Prendo tutto. Mi è tornato 5. Addirittura 5. Ah no, sono gli alboscelli. Va bene, va bene. Comunque, Martina, come va? Tutto bene? Allora, posso attardarmi qualche altro minuto, ma non saprei cosa... Allora, sicuramente mi serve un bucket. Perché non posso vivere senza bucket nella mia vita, io. Toh. E il bucket ce l'abbiamo. Tutto il resto lo mettiamo via.
l'arma mi tengo quella di pietra. Sto bene anch'io, Martina, ti ringrazio. Ti ringrazio tanto. Allora, adesso ci mettiamo a dormire. E poi non so cosa fare. Ma ho tutta l'armatura? Sì. Dopo facciamo una missione suicida, facciamo così. Come si chiama il capitolo 5 di Slender The Arrival? Memory? Non credo. Non credo che sia Memory, però lo butto lì. Mi ricordo solo che uno di quelli si chiamava Memory. Non mi ricordo altro. Li ho guardati poco i capitoli. Però ce n'era uno che si chiamava Memory, quindi io lo butto lì. Allora, aspetta, lasciamo qua. Martina, grazie mille per il follow. Che palle ste cose. Clicca bene. Allora, questa la lasciamo qui. Tutto questo oak la lasciamo qui. Ci portiamo questo. Sì, perché questi li odio. Quindi ci riportiamo dietro. Così, per favore, perfetto. Diego mi fa le domande e poi sparisce. Considerando dove devo andare, sai che io lascerei qui anche il piccone di ferro? Preferisco, mi faccio piuttosto... Perché sto andando a fare un momento di suicidio incredibile, ragazzi, ve lo dico. Stiamo per andare a morire. E anche male, aggiungerei. Mi odio, che posso farci? Pazienza, pazienza. Diego, cosa fai? Fai la domanda e sparisci. Vergogna, vergogna. Lo scendi un po'. Piano, piano. Vabbè. Mi prendo un po' d'acqua. Qua ci sono ancora le mie vecchie colture, pensa a te. Pio, grazie mille per il Gold Award. Un bacio grandissimo. Mister, bentornato. Allora. Piano. Volevo salire di qua. Tutto bene, mister? Su via un po' di suspense. Ah, scusa. In realtà lo stai scaricando per aprirlo e scoprirlo anche tu. Tutto bene anch'io. Beh, salve! C'è un po' di lag. Ah. Se vabbè. Ma sì, ma Wikipedia è la vita, che te serva? Hai invertito i capitoli? In che senso ho invertito i capitoli? Perché lagga così? In che senso ho invertito i capitoli? No, Pio, ma non ti preoccupare, lascia stare, lascia stare. No, era il quarto, che palle. Vabbè, dai, per poco. Vedi però... Pensavi di dire che fosse troppo facile, invece le posso ancora sbagliare. No, però non sto capendo perché questo lag. Andiamo a 16. Qua scendo pure. A posto? Meglio? Cioè, all'improvviso è iniziato a laggare. Prima non lo faceva. Meglio così. Si è calmato, raga. A posto. Allora, liberiamoci un po' qui. Perfetto. No, gli FPS erano a posto. Non lo so, era troppo pesante a livello grafico per qualche motivo. Stava forse caricando troppa roba. Io ne ho sempre uno, stracchi. Io ne ho sempre uno. E vieni qui! Signora? Venga! Guarda te.
Queste qua che scappano. Va benissimo, Diego. Buona serata, allora. Spero di vederti presto. Un bacio grandissimo. No, 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 no. Zitti tutti, zitti tutti. Allora. Allora. Piano. Piano. Ce la possiamo, facciamo. Sono fiduciosa. Non dico che facciamo tutto, ma un pochino. Da dove è arrivato? Da dove è arrivato quello? Aia! Piano. Qui la stanza è troppo buia, quindi la devo illuminarla per forza. Te. Carne di mostro random, ma tu piglia tutto quello che hanno, chi se ne frega. Piano. Fermi. Mangio. Siamo a 20k, grandissimi ragazzi, grandissimi. Vale, ciao. Non voglio angoli bui. Piano. E con calma. Ma è enorme, porca vacca, sei enorme. Qui c'è un... una situazione di altri creeper. Non esplodere! E dai! Mannaggia il creeper. Vabbè, tanto poi il jump scare dello scheletro. Sì, non me l'aspettavo lo scheletro. Ma tutta questa lana qui perché? Boh, a caso. Non mi ricordo se ho salutato. Ciao, Vale. Tanto poi la dobbiamo risistemare questa mansion, ragazzi. Non vi preoccupate. Qui c'è una farm di zucche? Perché? E qui c'è una farm di angurie. Ma cosa sto guardando? Ah, scusa, Vale, nel dubbio ti ho salutata un'altra volta. Si suol dire meglio abbondare quando è ficere. Le zucche le ho, ragazzi, le zucche le ho. Arca! Non vi preoccupate, non serve. Le zucche le abbiamo già. Ok. Piano piano. No, dai, lo scheletro là sotto. Ma quanti sono? 72. Poi c'è tutto il piano di sopra anche. Fammi fare un salto qui. Oh. Ma vedi? Vedi? La casa è già mezza arredata per me. Cioè, è perfetta. C'è pure la cultura dentro casa, c'ha. Non ho più luci! Non ho più le luci! Sono senza torce. Per adesso basta conquiste. Non posso conquistare più di così. No torce. Magico questo illuminato, ma i nostri nascono lo stesso. Perché non era abbastanza illuminato, ecco perché. Ok, basta. Torniamo a casa. Facciamo un pochino di tanto in tanto. Non la possiamo fare tutta insieme, perché io non ho abbastanza torce per illuminare ogni cosa, purtroppo. Ma a parte trovarlo il... devo arrivare là sopra, io penso. A parte trovarlo il carbone, c'è un mo... Ma queste sono le azalee, ottimo. C'è un modo per caso per craftarlo il carbone? È tornato Ale! Abbiamo fatto un salto veloce nella mansion e ho ucciso un paio di personcine. Ma proprio un paio. E... appena gioco trovo sto posto sempre senza torce, manco una. Sì, è sempre così. Non mi pare, porca vacca. Tutto bene, tutto bene. Ma anche carbone... Ma io posso fare... Ragazzi, posso fare le torce con la carbonella? Mi sembra di no. Giusto? No, la carbonella non mi serve a niente, mi sa. No, ma perché pensavo magari con la carbonella potevo fare le torce. Più che altro, quello intendevo, avete capito? Solo che non mi sa di no.
Peccato, perché avessi potuto fare le... Serve solo per cuocere, e infatti... Comunque, mister, ti ricordo che non faccio la vanilla da tanto, eh? Devi considerare questo. Facessi la vanilla spesso, ti direi sì, ma erano almeno 2-3 anni che non facevo più la vanilla. Sì, abbiamo il primo diamante preso prima e sarà l'ultimo, probabilmente, ma io sento dietro di me delle persone, me le sono sognate tantissimo. Allora, queste ossa diventeranno istantaneamente bone meal, ma proprio istantaneamente. Ma istantaneamente. Andiamo a fare crescere un po' di robe. Cresci. Ok. Perfetto. No, peccato per uno. No, ma che, mister? Ma non devi stare... Ma che vuol dire? Che c'è? Non è che devi stare zitto. Che vuol dire? Vediamo un po' di robine e ripiantiamo tutto. Perfetto. Iniziamo a cercare di dare un senso a questa cosa. Anche se questa cosa... Ho sbagliato. Vabbè, ormai. Se ne frega. A posto. Me ne sono rimasti 26. Posso farla diventare più grande. Cioè, questa cosa che prendiamo le robe a distanza mi spezza ogni volta, eh. Ah, ma c'è un po' di carbone qua. Però mi serve per cuocere tipo tutta questa carne. Sì, mi serve. Buonasera, Viola. Gami, ci vediamo domani allora. A domani, carissimo. Un bacio grandissimo, Viola. Yugami, scusami. Ciao anche Viola, non ti preoccupare Viola, quando vuoi, se vuoi. Comunque guarda, è stata una live a perdere, quindi non ti sei persa davvero niente in realtà. Puoi sempre recuperarla comunque. Sai che c'è, ma la facciamo qui, chi se ne frega. E la trovi tutta quanta su YouTube eventualmente. Ok. Fra poco il fine live ragazzi, fra poco. Si è già fatto a un certo orario e vi ricordo che io, ragazzi, oggi... Caspita, è vero, oggi è giovedì, porca vacca. E... pianto le cose e chiudo al volo, ragazzi. Ragazzi, fra pochissimo. Dopodiché... Mister, è normale, è normalissimo, sai. Dicevo, ragazzi, allora... rimaniamo con queste cose in mano, al diavolo. Allora, ragazzi... Io adesso stacco correndo perché alle 21:30 ho la live con la mia amica. Dobbiamo continuare It Takes Two. La live sarà soltanto da Twitch, ve lo ricordo. Non ci sarà la live su TikTok. Vi ricordo il Telegram al volo, così qualunque persona volesse entrare, prego. La mia amica si chiama Strenon, vi faccio un so a lei. Così se volete andate a seguire, che se lo merita, bimba. E allora, ciao Cristiano, dammi vedere un attimo che ore sono, che io devo guardarlo da qua perché devo assicurarmi cose. Aspetta un secondo ragazzi, arrivo. Sì, non mi interessa. Va bene, tutto a posto. Va bene ragazzi, intanto inizio a salutare da TikTok. Ragazzi, io vi ringrazio di tutto quanto, i nuovi follow, per tutte le chiacchiere del momento molto... impegnativo che abbiamo avuto tutti insieme. Vi rivedo assolutamente domani mattina, ragazzi. Domani mattina, perché continuiamo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban domani mattina. Mentre domani sera abbiamo la Chillcraft. Quindi spero di vedervi domani, ragazzi di TikTok. Ciao! Mentre per quanto riguarda i ragazzi di Twitch, a voi non vi rivedo domani, vi rivedo alle 21:30, come vi stavo giusto dicendo. Spero che ci sarete. Io ci sarò di sicuro, ci mancherebbe altro. E scusatemi se non faccio post live, però regà, devo proprio correre perché non posso fare le cose tutte insieme adesso. Quindi ci vediamo fra un'oretta e un quarto, ragazzi, riposatevi, cenate, mi raccomando, ci vediamo dopo e ciao!